Ci siamo. Un attimo solo, eh. Vai tranquillo. Telefono, non pesca. Questo io la tengo o non la tengo? Il tuo voto. Presidente, siamo in diretta. Allora, buonasera a tutti. Questa è la prima commissione consigliare di oggi, 25 giugno. Un attimo l'appello perché io ci sono, logicamente. Alzerà delegato Punzo, che dovrebbe arrivare, spero che stia arrivando. Manca Biondi, sapete qualcosa? Vabbè. Convenzione Alberto lo vedo. Ladini è delegato Nicolai Kelly, eccolo Marco, perfetto. L'Aurora è laggiù, Tolaini, eccolo, Trapani c'è. Benissimo, la commissione è riunita. Oggi volevo intanto dire una cosa io, quando prendo delle decisioni vorrei che fosse chiaro che l'intenzione mia è sempre quella di rendere fruibile e disponibile la discussione sempre a tutti. Questa è la mia linea di comportamento, sempre con buon senso. Questo purtroppo cozza con alcune piccole difficoltà che cerchiamo, spero ci sia la volontà di tutti, di superarle con del buon senso. Mi sono chiesto appunto di rendere più partecipe un gran numero di persone, per cui siamo in streaming sul sito del comune. C'è stata qualche difficoltà con Zoom, che con il nostro Zoom che ci permette di fare, ecco anche Maria Punzo, che ci permette di fare questa diretta. Ci sarà qualche momento in cui dovremo sistemare i nostri computer per vedere le persone, ma la volontà è quella di rendere partecipe quanto più possibile. Sono andato anche un po' oltre le mie competenze, perché ho chiesto agli uffici, che sono impegnati tantissimo per fare questa cosa, che è quasi un esperimento, diciamo, no? Va bene. Però penso che vada a vantaggio di tutti, aumentando la partecipazione. Anche i passi che ho fatto per arrivare a questa commissione sono assunte responsabilità abbastanza grosse. Oggi abbiamo come argomento sentenza del TAR, quali effetti, firmatario è consigliere capogruppo Auletta, che ringrazio dell'argomento, perché credo che la commissione sia il luogo giusto per cercare di panare alcune piccole cose che ci sono, sciogliere la questione senza mai sottrarsi al dibattito, e magari arrivare in consiglio comunale con molta più condizione, come ho già detto in altri momenti. Io avevo chiesto una traccia per rendere questa discussione ancora più aderente al testo. È stata ribadita che bisognava audire la dirigente Ricci, l'avvocatura civica la dottoressa Tanini e il segretario generale Tacci, e che leggo testualmente: sulla base di quante dostate ci potranno essere ulteriori quesiti. E vabbè, seguiremo questa scaletta, non c'è nessun problema, ma proprio per illustrare nel merito tutti i pareri connessi a supporto, come chiedevano appunto anche i proponenti, ho ritenuto opportuno, e pensavo di essermi spiegato anche con la lettera che ho mandato a tutti, di poter acquisire ulteriori audizioni, ulteriori pareri, tra cui la prima dell'avvocato toscano, che ringrazio della presenza. Ricordo che i proponenti del progetto del nuovo stadio, che ha preso l'avvio sotto la gestione Filippeschi, con tutto il nuovo iter per la variante, i proponenti di Pisa IARD sono coloro che hanno sviluppato la valutazione di impatto ambientale, che è che è parte integrante del procedimento della variante di Porta Luca, votata in consiglio comunale. All'avvocato toscano, quando abbiamo completato il nostro iter di commenti e di passaggio che dobbiamo fare, porrò a lui una domanda che tutta la città le vuole porre: la sentenza del TAR, quali effetti, virgola, anche sul nuovo stadio? Questa è la domanda che mi sento di fargli, che vi porrò,
Per cui non comprendo la diffida che è stata data nei miei confronti, non comprendo l'avversione nei confronti di un'integrazione, di un contributo notevole e spessore che potrà solo andare a vantaggio di tutti, anche con l'avvocato toscano al quale siamo certi, non sarò certo né io né altri a dover evidenziare i limiti dell'azione. Conosce benissimo da solo. A meno che non si voglia poi successivamente imbavagliare la discussione e portarla su binari che non mi appartengono e sui quali tutti conoscono la mia posizione, per cui mi appello al buon senso di tutti e intanto do la parola al proponente dell'argomento, Francesca Oletta. Vediamo come organizzarci con il video. Va bene, guarda. Benissimo, delega a Trapani, se cerco di farti inquadrare. Ah, vabbè, se ci siamo, vabbè, andiamo un po'. Prova a mettere su. No, vabbè, sì. Siamo. Allora, chiedo di dare un pochino, dimmi. Ma no, non funzionano questi, no, fa ancora più confusione perché rientra dentro. Io il microfono è questo qui, se riesci a avvicinarti tutto è meglio. Ok, facciamo diventare amanti pisani, che ci stanno guardando, però penso che sia necessario. Vai. Ci siamo. Allora. Grazie Presidente. Allora, noi avevamo chiesto questo argomento, come lei ha giustamente detto, a seguito della sentenza del TAR e soprattutto per provare a capire, a chiedere agli uffici e ovviamente a chi ha seguito dentro l'amministrazione il procedimento quali sarebbero stati i successivi passi, quali potevano essere, data la sentenza del TAR, che ovviamente, come tutti sappiamo e come tutti conosciamo, era andata sull'argomento dello stadio, ma più che altro sull'argomento della variante, quindi dell'inclusione della parte dove doveva sorgere la moschea e, diciamo, questa variante l'aveva sostituita con dei parcheggi. Il TAR su questo si era pronunciato recentemente. Ora, noi ci siamo fatti inviare tutti gli atti processuali, compresi ovviamente i motivi aggiunti, che sappiamo sono un po' quello che hanno interessato la decisione, quantomeno quella che noi oggi andiamo a discutere, e proprio nei motivi aggiunti e leggendo anche la sentenza del TAR, quello che veniva subito fuori era anche legittimamente, diciamo, evidenziato da molti che hanno commentato il tutto, il fatto che nella stessa richiesta veniva richiesta, impugnata, ovviamente richiesta nel senso di impugnazione, veniva impugnata col motivo aggiunto l'intero atto, che però, diciamo, nella stessa sentenza poi veniva richiamato come intero atto senza darne una specificazione, come spesso avviene nelle sentenze, dove si dà la specificazione della parte in cui viene, diciamo, dichiarato il decreto. Per diciamo, anche per più che altro per cronaca, poi farò alcuni appunti, alcune richieste, non appunti, perché qui ci siamo per capire quello che è successo e quello che succederà. Per la cronaca, se e chi è andato a leggersi gli atti processuali, ovviamente sia diciamo delle due parti quantomeno, abbiamo visto come effettivamente la questione inerente ai parcheggi era, in quel caso è stata per il TAR una decisione abbastanza interessante, perché richiama tutta quella che è l'interesse pubblico e privato, tra l'altro andando a evidenziare come la valutazione fatta dal Comune circa il carattere pubblico o privato, e quindi all'interesse pubblico o privato di quel luogo, bilanciato con gli altri interessi e valori che ovviamente il Comune ha portato avanti con la variante, era irragionevole.
tanto che ovviamente diciamo sono numerosi, in verità molti sono anche assorbiti, no? Perché abbiamo visto che in verità la dichiara illegittima per un motivo, dicendo gli altri sono assorbiti, evidentemente anche per l'economia processuale e per molto altro. Ora, le nostre domande, senza andare a toccare questioni che noi vorremmo discutere in Consiglio Comunale, che sono inerenti ovviamente alla libertà di culto e quindi in quale modo anche questa sentenza si è inserita, si inserisce in un percorso un po' particolare. Chi ha seguito le varie questioni sa che la stessa Corte Costituzionale qualche mese fa, non tanto tempo fa, e tra l'altro il TAR Lombardia dovrà anche su questo ripronunciarsi su altro, era stata sollevata una questione che interessava questioni urbanistiche e questioni legate ovviamente alla libertà di culto. Quindi è un tema che oggettivamente ha tenuto e tiene in questi mesi una particolare interesse. Sicuramente diciamo l'ha avuto nella giurisprudenza amministrativa e soprattutto nella giurisprudenza costituzionale. Ora, le domande che io, diciamo, che noi vogliamo porre principalmente ovviamente agli uffici, cioè anzi cioè, quasi esclusivamente agli uffici, perché è evidente che il procedimento l'hanno seguito gli uffici e noi ci interfacciamo con gli uffici in primis e poi in subordine nel caso al legale, che oggi però non vedo presente, al legale che ha assistito il comune di Pisa. Ecco, faccio una nota subito, non polemica, però di procedura e forse anche di merito. Se si invita un legale, bisogna invitare anche il legale, che se vogliamo, che ha seguito la procedura per il comune. Quindi io penso che la mancanza, a meno che non sia stato invitato e non sia venuto, credo che sia la mancanza più lampante, perché è evidente che noi abbiamo gli uffici ai quali faremo le nostre domande. Però di più, ragazzi, urlo, cioè io perché lo peccato è che ci soffro, vorrei evitare diciamo di fare un epitafio qui. Lasciamo tutti lì. No, si è fatto 7 anni in sala del ciuco così. Lui si mette di qua. Però qui se mi sentono molto. Però permettetemi. Permettetemi. Cosa vuoi fare la commissione? No, dai. Allora, cerchiamo di. L'avrete detto voi che l'avete fatto prima. Tanto la mia voce si sente. Mi hanno detto che accendendo anche il microfono si faceva ancora più confusione all'interno dello Zoom, che avrebbe creato ancora più confusione. Matteo, se puoi alzare un pochino la voce, se no Maria mi metti qui dentro. Però c'è un tema, che se vengo di qua immagino che sentano molto bene l'ufficio ai quali devo dare fare le domande. No, mai diciamo mi metterei lo scalone del presidente. Udi Maior non vorrei, diciamo. No, allora, prima del presidente. Allora, riprendendo, è evidente che la mancanza oggi di colui che ha seguito il procedimento, ecco, anche questo io vorrei che questo lo chiedo ovviamente al presidente, perché poi noi avevamo chiesto uffici perché per noi è evidente che erano sufficienti, qualora l'avvocatura poteva chiedere un'integrazione anche esterna da parte di chi ha avuto ovviamente l'incarico. Ovviamente le domande che noi vogliamo fare sono numerose e vorremmo anche chiarirle una volta per tutte. La prima, vorremmo sapere quando, in quale data, diciamo, si è venuti a conoscenza della sentenza e ovviamente se questa data nella quale noi siamo venuti a conoscenza della sentenza, quantomeno dell'esito della sentenza, perché poi sappiamo che esistono più momenti in cui si può arrivare a conoscenza della sentenza, se questa data era o meno anteriore al nostro voto in Consiglio Comunale. Seconda questione che noi vorremmo porre
e che forse è quella che più ha interessato tutti, è l'evidente difficoltà di interpretare quella che è una sentenza che va a incidere su un atto, in questo caso ovviamente un atto amministrativo, e della specie un atto urbanistico generale come questo, quindi diciamo che ha tutte le sue complessità. Basta andare a verificare il fatto che spesso su questi atti il TAR, non andando, va a toccare la discrezionalità dell'amministrazione in casi molto eccezionali, tra l'altro diciamo spesso questo si vede anche da come ci si comporta con la compensazione della spesa. Ma insomma, non entrando in queste questioni, entrerei però nella questione principale, che è quella relativa ai successivi passaggi. Cioè, noi abbiamo una sentenza del TAR Toscana che, se si va a leggere il dispositivo, ovviamente va a dichiarare l'atto, perché lì si richiama l'atto, poi ci sono varie interpretazioni e ci rientriamo, però lì si va a dichiarare l'atto come viziato, e questo vizio rischia quindi di comportare delle mancanze anche nell'altra parte dell'atto, che una parte sicuramente è interpretato, basta vedere il parere dell'avvocato Righi, ha interpretato nella parte di qua, cioè una illegittimità parziale, per richiamare più una nozione utilizzata più che dal giudice amministrativo, dal giudice costituzionale. Ora è evidente che questa, come si evince dallo stesso parere dell'avvocato Righi, è frutto di una interpretazione, di un parere pro veritate, che ovviamente, come sappiamo, sono dati senza dubbio per con professionalità e seguendo quelle che sono le conoscenze maggiori che ha un avvocato, sicuramente conoscenze ottime per gli avvocati che hanno sempre seguito il Comune di Pisa, ma che comunque vanno a interpretare una sentenza che lascia alcuni dubbi e li lascia anche e soprattutto per quello che è avvenuto dopo, cioè sulla sufficienza. E questo vorremmo essere rassicurati, perché la nostra volontà è il fatto che un atto sia, a prescindere che è già stato viziato da una decisione, quindi già questo è un elemento comunque patologico di questo atto, in parte quello che vogliamo, ma insomma è un atto che nasce già in un vizio. Vorremmo essere rassicurati, per questo che chiedo all'avvocatura, ovviamente all'ufficio urbanistica per quanto di competenza, di farci capire qual è e quali sono state dal giorno, intanto l'avvicinamento alla sentenza, se ovviamente l'avvocatura ci può fare un quantomeno un refresh, un riordino di tutti i passaggi che ci sono stati, e ovviamente il giorno dopo la sentenza qual è stato e quali sono stati i vari elementi che hanno contraddistinto poi la scelta della integrazione fatta dalla dirigente Ricci, quindi fatta dall'ufficio, e se perché l'avvocatura ritiene che, ovviamente l'ufficio urbanistica ritiene che questa possa essere sufficiente per sostenere che non possa evidentemente esserci una, anche questa, non regolarità a tutto tondo, in quanto è evidente che il TAR, e questo lo sappiamo, non entra mai, non può tra l'altro entrare nella, soprattutto quando parla di atti generali come questi, nel calcolo di quelle che sono molti coefficienti che, come sappiamo, sono alla base della regolarità di questi atti, ma spesso lascia all'amministrazione ovviamente la possibilità di calcolarlo altro. Ed è per questo spesso che il TAR ovviamente non può andare a sindacare quale pezzo, quale parte di canale legittimamente. L'altro questione che noi poniamo è comunque una contraddizione in termini, perché se noi vogliamo dire che comunque il procedimento da seguire era quello, presupposto che noi non sapevamo al momento della seconda votazione l'esito della l'esito del giudizio e quindi la sentenza, premesso che le valutazioni, ma queste le sentiremo ovviamente agli uffici, che sono state fatte per dire
no, anche se è viziato una parte, questo non va a inficiare, non può andare a inficiare anche nell'altro. Ripeto, sicuramente un'interpretazione come tale, perché è evidente che la sentenza ha alcuni passaggi che sono obiettivamente, no? Poi possiamo andare a ragionare sul, ho letto ovviamente sul chi si è pronunciato, che è un principio cardine del diritto amministrativo, però anche su chi si è pronunciato potremmo andare a vedere i motivi aggiunti e vedremo che anche lì, diciamo, il chiesto pronunciato non ha questa linearità totale, perché il chiesto in quel caso, e viene riconosciuto anche in un parere che è stato allegato, è pressoché sulla variante, viene chiesto. Poi vediamo che effettivamente l'interpretazione può essere data in altro modo, però a noi questa interpretazione non è che la portiamo, e vorremmo essere sinceri di questo, come una verità assoluta. Vorremmo però essere sicuri che, diciamo, non si arrivi, dopo aver fatto un errore, cioè inserire questo pezzo in variante, non si arrivi a un ulteriore errore, cioè quello di evitare un ulteriore passaggio e poi avere delle dichiarazioni successive. E quindi la domanda che io faccio, l'ultimo due, è il perché, e riteniamo non opportuno, non solamente, questo l'avevamo detto fin dall'inizio, non solamente prevedere un rinizio per sanare del tutto senza interpretazioni questo atto, oppure un passaggio comunque in consiglio comunale di quello che è un cambiamento comunque della variante, perché questo è, basti pensare alle osservazioni, al perimetro delle osservazioni, basti pensare ai vari calcoli dei coefficienti che devono essere inseriti ovviamente dentro la variante, è evidente che è un atto differente. Tra l'altro è un atto differente perché, seppur riconosca che l'ingegnere Ricci, a differenza di altri, ha sostenuto a volte che comunque questi parcheggi, diciamo, potevano in qualche modo essere anche, questo in verità l'aveva detto anche l'assessore Dringoli, diciamo, tempo prima, diciamo, quando aveva detto, beh sì, insomma, però ora questi sono qualche parcheggio in più, ma non è. Ci sono altri, la nostra amministrazione ha portato avanti l'unione di queste schede dicendo che questi parcheggi erano utili per la variante e che non si poteva trovare in altri posti. È evidente che questa è una forzatura e una contraddizione. Erano necessari. È evidente che questo contrasta poi con quanto noi andiamo a dire, e comunque se non erano necessari, ancor peggio, mi si permetta, andare a inficiare come stato una variante mettendoci dentro i parcheggi. L'ultima cosa è, ovviamente, e questo lo dico per la diffida che noi abbiamo fatto stamani, la diffida non è per la presenza di un legale, diciamo, come presidente lei ha scritto nella lettera, stimato e apprezzato a Pisa e dal nostro comune. La diffida è per un'altra cosa, è che se noi oggi andiamo a parlare del procedimento comunale, è evidente che in questo caso, non in altri, coloro che possono parlare del procedimento comunale, tanto che se si vede i pareri che sono arrivati sia dall'avvocato Righi sia dall'avvocato Toscano, hanno due tagli ben diversi, ma perché è evidente, l'avvocato Righi scrive alla dirigente e risponde alle sue domande. L'avvocato Toscano scrive invece in quanto legale, lo dice da subito, della società, e si rivolge all'amministrazione nel suo legale rappresentante, ovviamente il sindaco. Quindi sono due approcci diversi ed è evidente, e questo perché è proprio qui sta il seme della discordia, perché oggi le risposte su questi procedimenti ce le deve dare anche sulla fattibilità dello stadio, non in quanto progetto. Attenzione, questo progetto è evidente, facciamo una commissione sul progetto stadio e chiamiamo la società, e la società manderà chi vuole, sicuramente l'avvocato Toscano e chi vuole, e questo è l'interesse della società. Interesse nostro, essendo sui successivi passaggi da fare l'amministrazione, mi si permetta dire, e questo lo dico in modo veramente molto senza polemica, ma sentir dire ora che abbiamo chiamato l'avvocato della società, che ripeto condividiamo tutti essere uno dei professionisti più stimati a Pisa e non so, ma dire che si è chiamato per andare, come ha detto lei all'inizio, a
chiarire ancora di più che il progetto stadio si può fare. Per me, se me lo chiarisce l'avvocatura comunale, me lo chiarisce l'ufficio urbanistico e me lo chiarisce il non presente avvocato che ha tutelato il comune, è sufficiente. Poi posso non essere d'accordo, ma è evidente, e chiudo, che non possiamo dare, ma penso che sia anche poco corretto, proprio come rapporti si mette in difficoltà, secondo me, chiamare l'avvocato della società a dire che quello che dice il comune ha ragione. Io credo che, diciamo, subappaltare a altri una professionalità che sicuramente abbiamo sia errato e sbagliato. Si può far partecipare tutti, siamo pienamente d'accordo, ma ognuno ha le proprie competenze. Perché se mi si viene a dire che allora si è chiamato perché, come è scritto, è l'avvocato di della società, io dico bene, non si sta parlando del progetto, ma l'argomento è sui passi successivi dopo la sentenza del TAR, e allora abbiamo già gli uffici. Se si chiama come professionista esperto, come da ultimo punto della sua lettera, sicuramente è uno dei professionisti più esperti, ma questo non può essere un argomento per chiamare l'avvocato Toscano o chiamare altri. Questo lo dico, ma senza vena di polemica contro nessuno, ma per chiarire che spesso è bene cercare, ma anche per dare una serietà verso gli uffici e verso i legali che ci hanno rappresentato, perché se no, diciamo, diventa complesso. Per questo le mie domande le ho fatte tutte e gradirei ovviamente la risposta da parte degli uffici e non ovviamente dell'avvocato di parte nostra che non c'è, perché ovviamente non c'è, non è stato chiamato e quindi non ha, diciamo, ma comunque sono sufficienti gli uffici, perché questo devono fare. E sappiamo bene che non è che l'avvocato di parte poi non si confronta con gli uffici, questo lo sappiamo benissimo e sappiamo tutto questo. Già questo. Vabbè. Volevo anche il volume. Grazie. Perfetto. E così almeno parlo da questo dell'assessore. Allora, io non è che abbia capito molto di quello che hai detto, sai. Perché forse sono io, cioè sicuramente sono io. No, sicuramente sono io. E, sai, l'uomo della strada delle volte non capisce, non comprende. Ho capito che qualche cosa non hai capito. Però penso che l'ingegnere Ricci dirigerà questa mail che è arrivata dall'ufficio di Righi, dell'altro. Così almeno chiariamo anche questa cosa. E io prima ho detto che noi qui facciamo parlare tutti, e logicamente facciamo parlare tutti fra i paletti delle competenze, è logico. Quando qualcuno è andato fuori dai paletti, il sottoscritto ha detto stai andando fuori, anzi forse mi sono attirato leggermente un po' di più, perché da uomo della strada quando mi arrabbio. Per cui, se le tue domande sono queste, io ripeto, oppure non l'ho capito, comunque è un problema mio, io darei la parola a ingegnere Ricci, così almeno iniziamo il percorso che abbiamo stabilito. Prima volta che l'argomento...
gruppo. Scusate un attimo, partiamo subito perché Ricci ha un problema al tuo computer. Se funziona quello suo, facciamo quello suo. Va bene, allora spingiamo questo. Spingiamo questo. Sì, 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 c'è Ricci che farà con questo. Perfetto. La Ricci dovrebbe essere in condizione di parlare. Uccidiamo questo computer. Ci siamo? Sì, ci siamo. Bene. Allora, per quanto riguarda, mi sentite? Non so che. Dunque. Allora, per quanto riguarda la data in cui il comune e quindi anche io, forse con un minimo ritardo, è venuto a conoscenza della sentenza, che mi sembra fosse la prima domanda, è pervenuta una mail direttamente dall'avvocato Righi al mio indirizzo di posta elettronica e a quello del sindaco intorno alle ore 18 del 1° di giugno. Non avevamo personalmente nessuna notizia precedente degli esiti del giudizio. Io sono venuta personalmente a conoscenza non alle 18, quindi insomma alla data, all'orario della mail, perché per una questione familiare non ero raggiungibile a quell'ora né sul cellulare né in altro modo, non ero in servizio e non ero raggiungibile per una questione familiare, il telefono era proprio spento, non sto a precisare, ma insomma appena ne sono venuta a conoscenza, perché ho ricevuto chiamate, ho acceso il computer e ho visto e letto la sentenza, quindi nel frattempo saranno state le 18.30, 18.45 e ho immediatamente scritto, questo ho l'ora precisa perché la mail è delle 19.14, quindi dopo una prima valutazione mia personale, perché appunto era a casa, della sentenza, ho trasmesso all'avvocato alcune considerazioni personali, alcune richieste di chiarimenti. Il parere legale che è pervenuto il 3 giugno, infatti, se perché qualcuno l'ha acquisito in copia, risponde ai quesiti che io ho fatto con quella mail. Quindi la mail non è protocollata perché è partita dal computer del comune, perché con lo smart working si può mandare anche da casa le comunicazioni, quindi con l'indirizzo del comune, ma non è stata protocollata, però il parere pervenuto poi è stato acquisito al protocollo. Quindi io, se volete, vi leggo tranquillamente i quesiti che avevo posto. Io ho iniziato dicendo: buonasera, ho appena letto la sentenza, avrei bisogno di approfondire con lei diverse questioni. Non ho chiaro, primo punto, se l'annullamento della delibera di adozione è riferito alla sola, fra virgolette, area oggetto del ricorso. La sentenza non lo dice espressamente e immagino che ciò derivi dalla frase riportata fra virgolette: in accoglimento dell'impugnazione proposta, la delibera deve essere annullata, puntini puntini. Il provvedimento del resto era stato impugnato in parte qua. E questa era la prima domanda. La seconda è: se l'annullamento è in parte qua, quindi possiamo procedere con la pubblicazione dell'avviso di approvazione precisando che la variante non è efficace per l'area in esame, o dobbiamo prevedere provvedimenti ricognitivi di presa d'atto della sentenza? Seconda domanda che io ho posto. La terza: per il nuovo esame del procedimento di permesso a costruire, occorre comunque l'acquisizione del nulla osta per vincolo archeologico e dell'autorizzazione, e qui erroneamente ho scritto ambientale, in realtà si intendeva paesaggistica. Considerato che nel frattempo, perché la data del provvedimento è fra maggio e giugno del 2019, è stata approvata variante normativa regolamento urbanistico introducendo l'obbligo di piano attuativo per gli interventi di nuova costruzione
fra parentesi, in modo da poter acquisire il parere della conferenza paesaggistica mancante al momento dell'approvazione del regolamento urbanistico, chiuso, dobbiamo richiedere questo passaggio o sono applicabili le norme vigenti alla data del provvedimento di diniego? Queste sono le domande che io ho fatto. Resto in attesa delle indicazioni della signoria vostra e ringrazio fin da ora per la collaborazione e la disponibilità. Non ho nessuna difficoltà a fornire la copia, anche se, ripeto, non è una comunicazione, diciamo così, acquisita al protocollo, perché è partita lunedì 1 giugno 2020 alle 19:14, la data riportata e l'orario nella mail. A queste domande il professor Righi ha risposto col parere che sicuramente qualcuno ha, perché è stato acquisito con accesso agli atti. Sì, sì. Ah, ecco, preciso che l'avvocato Righi è stato chiamato a questo incontro e ha dato comunicazione, non avendo conoscenza di, perché non lo sapevo neanch'io, di quali sarebbero state le domande, di diffondere tranquillamente il parere, lo riteneva esaustivo, e di darne copia a chi, insomma, fosse intervenuto. Il parere reso dal professor Righi, appunto, chi ce l'ha lo conosce, sostanzialmente risponde dicendo che l'annullamento della variante è senz'altro in parte qua. Inizia, le prime righe sono: dopo una meditata lettura della sentenza del TAR, le confermo la mia opinione che l'annullamento della variante adottata, i cui effetti caducanti si sono riverberati automaticamente sull'approvazione, è senz'altro in parte qua. E pertanto la variante recentemente approvata diverrà efficace per tutte le restanti aree dopo la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 19 della 65. La parte successiva dice quindi che si può procedere alla pubblicazione dell'avviso di approvazione in questi termini, cioè con la precisazione, questa è la parola che usa, relativa all'esclusione degli effetti della variante rispetto all'area del centro culturale islamico. Mi sembra questa condivisibile, e questo assorbirebbe anche la necessità di un'ulteriore presa d'atto da parte dell'amministrazione comunale, perché nella domanda io avevo palesato anche il provvedimento ricognitivo. Poi ci sono tutte le valutazioni in relazione anche a contenuti di giurisprudenza che non sto a ripetere. Per il terzo quesito lo descrive lui stesso come semplicissimo ma allo stesso tempo difficilissimo, e sono ancora in corso delle valutazioni. Vi dico, vi anticipo, se può servire, che comunque il primo atto che serve, e questo ne è consapevole anche la controparte, continua a essere il parere della soprintendenza, perché in questi giorni, esattamente il 22 di giugno, è pervenuta la lettera dall'Associazione Culturale Islamica, in cui, indirizzata al Comune di Pisa e alla soprintendenza, in cui si insiste affinché la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno trasmetta all'amministrazione il nuovo parere, in assenza del quale non si può procedere a riesame né del permesso a costruire, né nella forma di permesso diretto, né eventualmente nell'altra forma. Quindi il primo passaggio è questo. Non so se e quando arriverà, perché nel frattempo il Ministero e la Soprintendenza hanno impugnato in parte qua la delibera, cioè per la parte riferita, la delibera, la sentenza, scusate, per la parte riferita chiaramente al diniego del permesso a costruire e all'annullamento del parere che era stato reso, e hanno chiesto la sospensiva. Quindi, avendo chiesto la sospensiva, i termini per un primo esame della, diciamo così, della richiesta al Consiglio di Stato non dovrebbero essere lunghissimi, secondo quanto mi scrive e mi riferisce il professor Righi. Ora io i termini precisi di queste cose non le so. Quindi questo è per questo. Preso atto di questo parere del consulente legale dell'amministrazione, dell'avvocato incaricato a suo tempo, indirettamente confermato dal parere nel frattempo pervenuto anche dall'avvocato toscano, perché sostanzialmente l'avvocato dice, seppur diciamo così come parte diversa, però dice queste stesse cose, l'ufficio si è attivato in accordo col segretario, è stata fatta la precisazione, perché l'atto che io ho fatto è una precisazione ai fini della pubblicazione della delibera, perché essendo la delibera non, diciamo così, usiamo il termine, travolta interamente dalla sentenza del TAR, correva l'obbligo
di pubblicarla. Quindi, correndo l'obbligo di pubblicarla, la scelta era fra pubblicarla così com'è o dare contestualmente notizia di una sentenza del TAR intervenuta nelle more fra il passaggio in consiglio comunale e la data di effettiva pubblicazione. Credo che, indipendentemente dal fatto che forse se l'avessimo anche pubblicata senza scrivere niente, ex lege ci sarebbe stato lo stesso effetto, perché la sentenza è immediatamente esecutiva, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'amministrazione, sia stato opportuno inserire la precisazione. Analoga precisazione ho inserito, tra l'altro il testo della precisazione è stato da me personalmente mandato via mail al professor Righi e valutato dallo stesso professor Righi. Quindi non è un'iniziativa, diciamo così, dell'ufficio nei limiti delle competenze di un ingegnere, non di un avvocato, perché non ho sicuramente le competenze legali che possono valutare questi aspetti fino in fondo. Questa stessa precisazione è stata inserita nella comunicazione che, una volta pubblicata la delibera, va trasmessa all'amministrazione provinciale e alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 65, e una volta fatta quella pubblicazione e quella trasmissione, la stessa precisazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana quando avverrà la pubblicazione, perché non so, insomma, se lo sapete, ma chi lavora con gli strumenti urbanistici lo sa, il bollettino ufficiale della Regione Toscana non può pubblicare se non almeno dei corsi 15 giorni da quando si è trasmesso alla Regione e alla Provincia, e comunque sempre pubblica due mercoledì successivi, perché esce il mercoledì, rispetto alla data in cui viene trasmesso l'atto. Quindi la pubblicazione sul BURT non c'è ancora stata, ci sarà nei prossimi giorni, probabilmente verso la fine del mese o i primi giorni del mese di luglio, ora non so bene com'è il calendario, mi sembra forse il primo luglio è di mercoledì, potrebbe essere il primo luglio o il mercoledì successivo. Questo è per chiarire, diciamo così, l'iter che l'ufficio ha fatto in relazione a un provvedimento che comunque era passato in consiglio comunale prima della conoscenza degli esiti del giudizio, e che se si prende atto che l'annullamento riguarda una parte, la delibera andava comunque pubblicata. Probabilmente se l'annullamento avesse riguardato l'intero procedimento, per principio di caducazione, avendo annullato l'adozione, l'approvazione non avrebbe dovuto essere pubblicata, ma viceversa in questo caso si è ritenuto di procedere in questo modo. Siamo lì, c'è uno sfondo migliore, però voglio dire, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Facciamo così, non so se riusciamo a inquadrarti. Voilà. Perfetto. Sì. Puoi partire. Buonasera a tutti. Scusate. Buonasera a tutti, io sono qui in veste dirigente di interim dell'Avvocatura Civica. Come insomma ha già detto la collega, voi sapete che appunto l'avvocato Righi è stato incaricato dall'amministrazione per la tutela legale, la rappresentanza in giudizio, e diciamo fin dal primo ricorso, che mi sembra sia intorno a aprile del 2019. Forse addirittura prima. Quando sono entrata in comune, uno c'era. Sì, io intervengo successivamente. E quindi, ecco, diciamo che appunto non conosco, in quanto appunto la tutela legale è stata affidata al professor Righi, ho appreso successivamente, anche penso al primo, la sentenza, e diciamo
gli atti processuali che poi ci sono stati, abbiamo acquisito, e questo ovviamente ecco come direzione che ha incaricato il professionista per la tutela legale dell'ente. Quindi l'amministrazione di fronte a questa scelta correttamente, poi anche gli uffici si sono rapportati con il legale esterno, quindi io ho conosciuto poi anche questo, la documentazione come questo parere, e quindi io non ho molto altro da aggiungere, ecco, perché in questi procedimenti amministrativi appunto l'amministrazione è stata rappresentata dal legale esterno. Quindi io ho purtroppo diciamo poco da aggiungere. Poi, comunque sono qui a disposizione. Cioè. Allora questo togliamo, se no ci sono le scatole. Ok, siamo con Mordacci. Sì, beh, anch'io, come ha detto anche l'avvocato Tanini, la dottoressa Tanini, ho poco da aggiungere a quello che ha detto l'ingegner Ricci, nel senso che la ricostruzione dei fatti che ha fatto a livello storico, nella sua evoluzione, mi sembra perfetta, nel senso che sono esattamente quelli accaduti, quindi io non aggiungerei nient'altro. Per quanto riguarda la parte giuridica, mi sembra che, interpellato appunto, come diceva l'ingegner Ricci, l'avvocato Righi, il professor Righi, il Comune ha diciamo chiesto questo parere, che mi sembra abbastanza netto nelle sue conclusioni e nella sua dizione, nel senso che anche l'incipit del parere, che è "le confermo la mia opinione che l'annullamento della variante adottata è senz'altro in parte qua", dia adito a pochi dubbi sull'opinione del professor Righi. Quindi da questo punto di vista, anche in relazione per un principio naturale del processo amministrativo come quello di civile, della corrispondenza chiesto e pronunciato, che ben evidenzia e ben diciamo così delinea il professor Righi, mi pare che restino pochi dubbi sugli effetti della sentenza. Per quanto riguarda invece l'iter amministrativo, anche qua l'ingegner Ricci ha precisato e ricostruito bene l'iter che è stato seguito, in pieno accordo con il legale incaricato, che per la sua autorevolezza mi pare lasci pochi margini a una discussione, ecco, da questo punto di vista. Quindi direi che io come segretario non ho nulla da dire sull'operato degli uffici dell'amministrazione in questo caso. Grazie. La parola a questo punto parte il mal di mare che faremo venire a tutti quelli che lo stanno guardando, all'assessore Tringoli, che è uno dei proponenti della delibera. Ci siamo. Allora, il ricorso presentato dall'Associazione Culturale Islamica contro il Comune di Pisa, ricorso presentato e accolto dal TAR, è stato relativo all'annullamento del diniego del dirigente dell'ufficio edilizia privata del Comune di Pisa del 13 giugno 2019. Poi relativo alla nota della soprintendenza del 26 giugno 2019 e al parere del Collegio del Paesaggio del Comune di Pisa del 2 marzo 2019. Si tratta di tutte delibere che sono relative soltanto alla realizzazione, alla cancellazione del luogo di culto e sostituzione di questo luogo di culto. Dunque, ora, a parte il fatto che io sono del parere che le sentenze dei tribunali non si commentano, si rispettano o si ricorre in appello, quindi non voglio entrare nel merito della sentenza del TAR,
Però bisogna, è necessario un chiarimento. Mi sembra necessario rilevare come nella sentenza del TAR non si fa mai alcun riferimento ai contenuti delle varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico approvati dal Consiglio Comunale relative alla destinazione a stadio dell'attuale area di Porta Lucca, né ad alcuna delle motivazioni esposte a sostegno di tale variante. Cioè nessuna di queste motivazioni viene contestata, né alcuna delle controdeduzioni effettuate in risposta alle osservazioni poste alla variante stadio è stata contestata. Il motivo è chiaro, in quanto la connessione tra la variante presentata per lo stadio e quella presentata contro la destinazione edificio per il culto dell'area di Porta Lucca sulla via del Brennero risiedevano esclusivamente nella circostanza che si era voluto verificare quale area in un raggio di circa un chilometro dallo stadio poteva essere liberata dal carico urbanistico previsto per avere destinazioni più utili al quartiere e che si intendeva riqualificare e dalla città, quindi anche allo stadio, pur senza essere assolutamente necessarie per la funzionalità dello stadio. Lo riprova anche il fatto che la destinazione al parcheggio al posto dell'edificio per il culto è sempre stata riconosciuta sia nelle argomentazioni a sostegno della variante, sia nelle controdeduzioni alle osservazioni, come utile in primo luogo alla città, specialmente nei giorni di mercato, che non aveva nulla a che fare con lo stadio. Quindi utile anche allo stadio, ma mai necessaria. Questo è stato detto più volte, è stato chiarito più volte. Quindi tantomeno poteva essere riconosciuto come standard per lo stadio. Ne consegue che la cancellazione di questa destinazione non comporta alcun problema per la previsione dello stadio. In sostanza, la variante stadio resta perfettamente in piedi anche stracciando l'area in oggetto. Si può anche aggiungere che in tutte le discussioni tenute sull'argomento, sia in commissione che in consiglio comunale, le critiche per la destinazione dello stadio sono state rivolte al piano del traffico che era stato allegato alla variante, alla mancanza di un piano economico finanziario per la sua costruzione, alla previsione di servizi commerciali, più a questo che non alla cancellazione del luogo di culto. Ma in nessuna di queste previsioni è stata oggetto del ricorso al TAR. Penso quindi, sono convinto, che la variante stadio rimane approvata in tutte le sue parti, fatta soltanto l'eccezione per la cancellazione del luogo di culto, che non comporta nessuna conseguenza per tutte le motivazioni che si sono addotte a sostegno della ricollocazione dello stadio dove la variante lo prevede. Grazie. Bene, io devo approvare la prova che ha il tuo iPad, finalmente lo riprendo. Io, vai Raffaele. Grazie Presidente. Sì, intanto faccio una precisazione nel metodo della tipologia di atto, no? Che è l'argomento. L'articolo 48 del regolamento del Consiglio Comunale argomenti, ciascun consigliere o il sindaco può chiedere l'iscrizione all'argomento all'ordine del giorno dei lavori consiliari. La discussione dell'aula e l'argomento si applica alle norme previste dai precedenti articoli 37 e successivi, eccetera, eccetera, in modo vincolante per il Consiglio Comunale. Perché dico questo? Perché da sempre, quando sono stati portati degli argomenti che di solito rivestono un'importanza maggiore di altri tipi di atti, e questo secondo me ci rientra a pieno come importanza, lo dico subito, sono sempre stati portati per l'appunto un consiglio comunale. Perché? Perché noi che conosciamo bene
perché lo dice il regolamento all'articolo 48 e parla solo di consiglio comunale. Ma perché il regolamento dice che gli argomenti vanno portati in consiglio comunale? Voglio pensare che, come sappiamo bene, nelle commissioni non sono presenti tutte le forze consiliari. In questo caso faccio un esempio: una città in comune non è rappresentata con diritto di voto in questa commissione, così come in altre commissioni non sono rappresentate, per come è fatto il nostro regolamento, alcune forze consiliari. E cosa comporta questo? Che siccome per prassi agli argomenti spesso le forze politiche portano poi al termine della discussione tra politici, perché di questo si è sempre trattato, con il supporto dei tecnici, sia ben chiaro e ben venga qualsiasi aiuto che ci possono dare, qualsiasi domanda che ciascuno di noi gli voglia fare, portano alla iscrizione di ordini del giorno, come li chiama il nostro regolamento, poi magari in italiano corrente può essere equivocato, ma il nostro regolamento sappiamo bene di cosa si tratta, che per l'appunto vengono votati. Stasera vado a memoria, la forza di Antonio Veronese, patto civico, non è rappresentata, non può votare alcun ordine del giorno, la forza, una città in comune, purtroppo non è rappresentata, seppur la presenza del capogruppo è prevista, e non può votare alcun ordine del giorno. Ecco perché, a mio avviso, l'articolo 48 da sempre, e lo dice, fa portare gli argomenti, vista l'importanza, in Consiglio Comunale e non in Commissione. Secondo punto, il titolo di questo argomento, vengo nel merito, il titolo di questo argomento, che è diverso da quello che è stato portato in Consiglio Comunale, è diverso e è più che lecito. Sentenza del TAR, quali effetti? Quindi ora vado invece a dire la mia opinione sul titolo dell'argomento, perché l'argomento, ripeto, di solito anche qui per prassi, e questo non è scritto in regolamento, viene accompagnato da una relazione che sempre il proponente ha fatto da quando io da 7 anni faccio il consigliere comunale, che serve da guida, perché l'argomento può essere talmente vasto per cui invece il proponente può avere interesse che si parli di alcune parti di quell'argomento, e quindi fa una traccia perché la discussione sia mirata su quella parte di argomento. Proponente non ha fatto la traccia, quindi io mi attengo soltanto al titolo. Sentenza del TAR, quali effetti? Io penso, anzi sono certo, che davvero chi ha chiesto questo argomento voglia sapere quali sono gli effetti della sentenza del TAR. Bene, gli effetti ad oggi, perché poi se no ci potranno essere future commissioni di controllo in quel caso, ma ad oggi sono quelli che ha descritto l'ingegner Ricci, quelli che pochi giorni dopo abbiamo raccontato in altre sedi, insieme al sindaco, in primis all'assessore Dringoli, ovvero che per quanto riguarda la variante urbanistica, che ricordo il Movimento 5 Stelle ha votato favorevole, li ringrazio ancora, in commissione, poi non si è presentata per motivi di Covid in aula, ma ha votato favorevole alla variante urbanistica e quindi ha avuto un consenso ben più largo di quello delle sole forze di maggioranza, la variante urbanistica è valida in tutti i suoi effetti, stando al titolo dell'argomento, ad esclusione di quelli prodotti ad oggi per quanto riguarda quella particella, che con una precisazione, come ha spiegato bene l'ingegnere, viene in questa fase enucleata dalla variante urbanistica, e quindi l'effetto principale è che quella particella, la risposta è semplice, ad oggi non fa più parte della variante urbanistica, che pertanto viene pubblicata nella sua interezza ad esclusione di quella particella. Se poi vogliamo allargare il campo di quelli che saranno gli effetti su quello che avverrà sulla particella, ritengo, ma non voglio andare nella mente di chi ha fatto la domanda, ma penso di interpretare bene, anche vedendo i segni degli occhi, che questo sarà oggetto di un percorso futuro, quindi quello che accadrà in quella particella, gli sviluppi del TAR, eventuali conseguenze del ricorso al Consiglio di Stato da parte della sovrintendenza e tutto quello che accadrà, sono delle vicende che sicuramente saranno oggetto di future discussioni. Qual è un altro però effetto, e non possiamo e non vogliamo nasconderci, della sentenza del TAR? Quello che con l'annullamento di determinati atti ad oggi, che poi magari il Consiglio di Stato non venga ribaltato, ma stando ad oggi, il percorso di quella pratica che era in corso dovrà avere un percorso diverso
da quello che avrebbe avuto se quella parte di sentenza, quella parte di, scusatemi, di territorio comunale, quella particella non avesse avuto questa sentenza del TAR, ovvero se non ci fosse stata la sentenza del TAR o fosse stata favorevole al comune, rimaneva la destinazione d'uso parcheggio, che in tutte le presentazioni pubbliche che abbiamo fatto, previste dalla legge regionale, abbiamo sempre raccontato come utile al quartiere quel parcheggio e come, attenendoci a uno studio appositamente commissionato dalla controllata Pisamo alla azienda Tages che si occupa di flussi di traffico, quindi non perché lo dicevamo noi politici, ma perché ce lo dicevano i numeri dello studio della Tages, non necessario invece per la capienza prevista attualmente al progetto dello stadio. Quindi che il parcheggio ad oggi non si possa realizzare è una cosa che va ad inficiare in parte il progetto che il professor Dringoli aveva di città di parcheggi relativo, come ha spiegato, al mercato, ma non va a inficiare, come c'è scritto nello studio della Tages, alcun parametro relativo ai parcheggi necessari per la realizzazione dello stadio. Quindi un altro effetto che ha, oppure se lo volete vedere in negativo, un non effetto a seconda del punto di vista da cui lo volete guardare, è che quel parcheggio, che non si realizzi quel parcheggio non influenza lo stadio, che non si realizzi quel parcheggio può continuare a mantenere alcuni dei tanti disagi che i giorni del mercato, eccetera, nel quartiere di Porta Lucca ci sono, e quindi potrebbe per esempio darci uno spunto per ripensare ulteriormente al termine della vicenda altre possibilità, ma questo sarà frutto dell'urbanistica, saranno studi che dovranno fare gli uffici. Quindi io ritengo che se vogliamo uscire fuori dai discorsi magari anche difficili e non a tutti comprensibili per la livello elevato di elaborazione culturale che hanno alle spalle, gli effetti della sentenza del TAR sono sotto gli occhi dell'intera città. Ad oggi sono sotto gli occhi dell'intera città. Finisco. Siccome io sinceramente sotto l'aspetto legale lo dichiaro con grande umiltà, sono veramente molto poco competente, noi, ed è evidente che ci siamo rifatti a quello che è stato il parere molto netto peraltro del nostro avvocato che ci segue sulla vicenda fin dall'inizio, insomma non so esattamente da quale data, ma insomma segue la vicenda della variante già da diverso tempo. Quello che mi ha stupito nel dibattito cittadino è sentire che altre parti politiche, a mio avviso un pochino sporgendosi oltre, ma è solo una mia valutazione, abbiano dato delle valutazioni opposte a quelle del professor Righi, ma non le abbiano mai accompagnate da un altrettanto autorevole parere, magari pro veritate o come ritenuto opportuno, di un altro avvocato. Ecco, mi sarei aspettato che anche le opposizioni, oltre a parlare di politica, della Costituzione che è bellissima, affascinante, di libertà di culto che è una cosa che a me interessa molto, poi fossero scesi anche loro nel momento in cui hanno fatto richieste ai nostri avvocati, ai nostri ingegneri, fossero scesi anche loro con dei pareri altrettanto autorevoli che dicono o il contrario, oppure che magari, come accade nel caso del parere del Pisa, dicono la stessa identica cosa dell'avvocato Righi. Ecco, mi sarei aspettato questo, invece di tutte queste cose che ho letto. Non ti si sente. Vorrei darti possibilità che tu lo dicessi, ma no, perché se no chi vede ora, no, chi vede, siccome dici che non si può interrompere, però ti voglio dar modo di, se mi vuoi interrompere, di farlo davanti a telecamera. No, perché è qui il microfono. Allora, no, ma ti rispondo. Il commissario Trapani vuole mettermi in bocca una cosa che non ho detto. Forse ha capito male, gliela ridico. Non ho detto che l'opposizione doveva presentarsi con un parere di un avvocato come ha fatto il comune. Ho audito male per causa della fonica dell'aula. Ho detto che io mi sarei aspettato che, può darsi, dice che è la mascherina, ma io la tengo perché... per tutela di tutti. Prego.
Pauletta, prima hai detto bisogna segnarsi. Per voi non vale il criterio di segnarsi? Voi potete interrompere quando vi pare. Quando interrompo io bisogna segnare. Auletta e Trapani. No, te hai parlato per mezz'ora, io parlo. No, quando ho finito lo decido io. Trapani. Quando hai finito di interrompere, Trapani. Vedo che le guardi tutte, ma quando hai finito di interrompere, io vorrei completare. Non voglio mai che mi siano messe in bocca parole, quindi le ripeto. A parte che siamo filmati, mi sarei aspettato semplicemente non che l'opposizione portasse degli avvocati in aula, assolutamente non l'ho mai fatto, ho sempre studiato gli atti, mi sono sempre servito di pareri, mi ricordo anche altri commissari che oggi sono all'opposizione, lo erano anche prima, che si servivano di pareri di consulenti sia in ambito tecnico sia in ambito legale per venire a dissertare di temi dei quali magari non erano così competenti per il loro percorso lavorativo. E questa è una cosa, secondo me, corretta del politico. Cercare di avere delle informazioni più corrette possibile prima di dire delle amenità sui giornali. Mi sarei aspettato, perché io ho letto tante cose. Ho letto che il 5 Stelle era contrario alla variante dopo averla approvata favorevole in commissione. Quindi, quando ho letto quello, ho detto, allora vale tutto. Ma no, ci sono gli articoli. Ti puoi segnare. Allora, lo puoi dire Tolaini, poi si prende l'articolo. Ripeto, ho finito. Mi sarei aspettato che l'opposizione, consultandosi come ritiene, con dei pareri, portasse delle ragioni legali tramite pareri, tramite le... Trapani, per esempio, è un principe del foro di suo, quindi lo può fare senza pareri. Che con lo stesso metodo con cui noi affermiamo la nostra tesi e ne riteniamo di agire correttamente, così l'opposizione dicesse per quali motivi ritiene che quello che noi facciamo sia sbagliato. Tutto qui. Mi sarei aspettato un contraddittorio. Perfetto. Finito. Divertenti. Vuol dire divertenti. Ti tolgo l'audio, scusa. L'audio lo riprendo io. Volevo dire che l'avvocato Toscano l'avevo individuato semplicemente, poi abbassa il volume, ecco, poi lo giriamo semmai per l'avvocato. Come uno dei soggetti che erano chiamati a intervenire sulla questione, appunto per contribuire per dare ai commissari un quadro quanto più possibile completo della vicenda e dell'interesse in gioco sia pubblici che privati. Io penso veramente che posso parlare a nome di tutti i commissari di minoranza. Cose che ti posso adesso. Ma te è inutile che tu lo dia a me adesso. Pensi. Parla qui. Il vento dell'avvocato Toscano possa dare diciamo ben poco in più rispetto a quanto già comunicato da chi. Sì, però forse è il caso di fare alcune precisazioni in merito più altro quello che ha detto l'assessore La Troffa, così almeno sì, perché ha introdotto l'argomento in una maniera chiedo scusa avvocato perché mi sembra assolutamente interpersonale, però è il metodo che in qualche modo si sta rivelando un attimino controverso. Allora è bene rimettere un po' io di controverso non ho ancora visto nulla. Grazie. Di controverso non ho ancora visto nulla, va bene. Io ho Auletta, va bene, poi c'ho Tolaini e Veronese. Io vorrei precisare dopo una cosa. Chiedo perdono all'avvocato, lo faremo parlare quando saranno tutti i dubbi dei commissari saranno esauriti. Non risposto. Appunto. Ciccio, scusa. Come vuoi, prendi questo. Non è il potere di scegliere. Grazie, Presidente.
fatti se visti. No, grazie Presidente. E dopo la dotta lezione dell'assessore della Trofa sul regolamento, poi dopodiché ogni forza politica credo che sia autonoma nel scegliere modi e forme in cui portare gli argomenti, le discussioni e quant'altro. Quindi ognuno, lei fa ora l'assessore, lei ci faccia fare i consiglieri, almeno ci lasci questa possibilità di presentare gli argomenti dove e come vogliamo, almeno questo, li abbiamo piena libertà e non dobbiamo sicuramente rispondere a lei. Magari direi alla sua maggioranza di venire in consiglio comunale a discutere l'argomento sulla libertà di culto e gli effetti della sentenza riguardo a questo, visto che la sua maggioranza questo argomento non l'affronta. Quindi, visto che siete così coraggiosi ad affrontare argomenti in consiglio comunale, almeno discutete quello che noi vi abbiamo chiesto. Quindi io la invito a sollecitare la sua maggioranza a discutere quell'argomento che è depositato da 20 giorni, anche perché noi abbiamo sempre distinto le cose, per cui non ci sfidi a discutere in consiglio comunale, perché quelli che scappate al consiglio comunale siete voi. Punto primo. Punto secondo. No, a parte il presidente Nerini, di cui riconosco sempre anche l'altra volta la presenza in aula, aggiungo un altro tema. Questo argomento è stato depositato prima che l'amministrazione facesse persino la conferenza stampa in cui ha dato la sua interpretazione. E noi abbiamo deciso di utilizzare uno strumento istruttorio. Quando abbiamo letto la sentenza abbiamo detto: ci fate capire a questo punto cosa succede, e abbiamo depositato questo argomento prima che arrivasse il parere dell'avvocato Righi, prima che si calendarizzasse, perché pensavo che la funzione istruttoria, anche perché a me non mi piace giocare a nascondino, ordini del giorno in questa commissione su questo argomento oggi non ne volevamo presentare, perché noi volevamo capire dagli uffici qual era lo stato dell'arte, anche perché dal 3 di giugno, assessore, via, dal 3 di giugno a oggi sono successe una serie di cose. C'è stata una vostra conferenza stampa, c'è stata la pubblicazione sull'albo pretorio, si è ricorso a una serie di strumenti come la precisazione che hanno modificato anche lo stato dell'arte rispetto al 3 di giugno. Aggiungo, io non mi nascondo sui temi della politica, la mia forza politica ha sempre sostenuto che la moschea non c'entrava assolutamente nulla con la riqualificazione dello stadio e che quei parcheggi non serviva assolutamente allo stadio, e l'ha fatto mettere persino per iscritti ai dirigenti, e che era un tema tutto politico. Poi, assessore Dringo, ne discuteremo in consiglio dei contenuti di quella sentenza, e quella sentenza sull'urbanistica non vi dice nulla, perché dice una cosa fondamentale: che avete violato una legge fondamentale dello Stato, che non avete garantito la libertà di culto, che non avete considerato gli interessi in gioco. Questo dice questa sentenza. Io vi sfido il 30 in Consiglio Comunale, discutiamo sulla libertà di culto e ci divertiremo su quello che è avvenuto. No, non l'abbiamo messo in discussione voi, e noi infatti abbiamo sempre sostenuto che quelle due cose andavano scisse e noi ne discuteremo nella sede opportuna, per cui io non mi nascondo su questo. Noi l'abbiamo sempre sostenuto, non in punta di diritto, in punto di politica. E abbiamo utilizzato tutti gli strumenti politici a cui ci sono esimi pareri che bocciano, perché noi l'abbiamo fatto tramite emendamenti, tramite osservazioni. Ci sono esimi pareri che ci dicono assolutamente no. Ma come? La Convenzione Europea? Ma voi siete matti? Gli articoli della Costituzione, tutto rispettato. Esattamente, se guardate l'osservazione che noi abbiamo depositato, nelle premesse cita esattamente gli articoli che vengono negati, che vengono ripresi dalla sentenza del TAR. Esattamente questo. Noi abbiamo detto in tutti i modi che quella vicenda non c'entrava niente. Proprio per questo io raccolgo quella che è stata data l'interpretazione sul fatto che si tratta solo di una parte. Non ne sono, mi sembra che questa sia l'interpretazione che viene proposta. Io politicamente non ho nulla da obiettare. C'è un parere che viene dato da Righi, ci sono altri pareri, altre persone che ritengono che si annulli tutto. Noi non sosteniamo questa tesi politicamente. Il nostro punto politico oggi è un altro. A nostro avviso siamo di fronte a un'espropriazione però della sovranità del Consiglio Comunale. A un'espropriazione della sovranità del Consiglio Comunale. Prima lo dico in termini politici e poi lo dirò. Perché quello che diciamo, non è che io le devo far vedere qualche parere, assessore, poi forse che lei è rappresentante dell'amministrazione lo dovrà, se dovrà rendere conto più che fare il sobillatore in streaming. Quando noi affermiamo queste cose, lo diciamo sulla base di alcuni elementi.
Lo dico alla dottoressa Tanini, all'ingegner Ricci, l'ho detto al segretario generale a cui ha anche scritto, noi riteniamo che ricorrere allo strumento della precisazione sia assolutamente, in termini politici di opportunità e anche giuridici, privo di qualsiasi fondamento. Lo diciamo. Riteniamo, proprio perché riteniamo che questo iter, noi l'abbiamo sempre detto, che siamo favorevoli alla variante di riqualificazione a Porta Lucca, l'abbiamo sempre detto. E vi abbiamo detto, la moschea è una bomba sotto questa vicenda. Lo ripetiamo oggi, lo ripetiamo oggi. Le aree extravarianti, ingegner Ricci, saranno l'altro buccia di banana su cui si cadrà probabilmente. E lo continuiamo a dire. Nessuno, come dire, saremo i grilli parlanti, forse avremo torto. Ma noi riteniamo sbagliata quella procedura. Altrettanto riteniamo che utilizzare uno strumento come la precisazione esponga ulteriormente l'amministrazione su questa procedura. E intanto esprimo il primo elemento. Io credo che di fronte a una delibera di questa portata, la delibera debba essere riapprovata al Consiglio Comunale. Noi diamo questa interpretazione e lo diciamo a tutela del procedimento. Questa è la nostra posizione. Molto chiaramente. Aggiungo, e qua la pongo come domanda alla Tanini, alla dottoressa Tanini, alla dottoressa Ricci, al segretario generale. Io trovo curioso, vorrei capire bene, com'è possibile che quando noi in sede di emendamento, l'emendamento era uno stralcio, noi si chiedeva lo stralcio dell'area della moschea, con tutti gli effetti. Il parere è, si esprime parere favorevole, ma si chiede il rinvio della delibera in quanto devono essere modificati e adeguati tutti gli atti inerenti. Non riesco a capire a questo punto com'è possibile che questo non ritorni in Consiglio Comunale. Cioè che la delibera modificata, perché è esattamente lo stesso tipo di procedimento, non rientri e non venga riapprovato in Consiglio Comunale. Io questo lo vorrei capire e lo chiedo all'ingegner Ricci dove e come verrà pubblicata la delibera a questo punto corretta. Perché non si tratta, perché l'area della moschea interviene in tutta una serie di documenti, di allegati. Come? E sarò duro io, forse non l'ho capito io, spiegatemi. Io ritengo che questo sia... Sì, ma io ho fatto la domanda, quando, dove e come verranno pubblicati? E noi ripetiamo, noi siamo duri come sulla moschea, 2 anni e mezzo l'abbiamo detto, e ci abbiamo avuto ragione, 2 anni e mezzo. Questa cosa la continuiamo a dire, dove, quando e come questa delibera sarà modificata e dove sarà, perché i consiglieri comunali hanno votato una cosa e poi alla fine l'iter è un altro. E di questi consiglieri comunali su quanto hanno votato non hanno nessun ritorno. Allora, io credo, e questo però è anche un tema di opportunità politica, e questo lo dico all'amministrazione, di opportunità politica e di certezza, perché neanche voi eravate certi sull'utilizzo di questo strumento, infatti avete richiesto un parere, e ribadisco, i pareri sono tanti, e lo dico con tutto rispetto all'avvocato Toscano, e che lei indirettamente abbia dato ragione, a me non interessa assolutamente nulla, perché è irrilevante per la determinazione, no, lo dico all'amministrazione, è irrilevante per la determinazione della decisione dell'amministrazione, irrilevante. No, ma io infatti lo dico, ribadisco, ritengo assolutamente inopportuna la sua presenza in questa sede. No, io ritengo inopportuna la sua presenza e la sua presa di parola, voglio che rimanga a verbale, la ritengo assolutamente inopportuna perché siamo di fronte a una commissione pubblico-privato senza precedenti, perché allora si fa una commissione su un altro argomento che la maggioranza propone, in cui si chiama la società e si affronta quelle che sono le competenze della società, e non una commissione in cui l'argomento è gli atti e le procedure che l'amministrazione sta seguendo, per cui io ribadisco e la invito a non prendere parole in questa sede. Sì, ma io le cose le dico con grande chiarezza e non mi nascondo di fronte. Non di fronte a nulla, infatti Presidente, non le ho detto che Toscano non deve parlare, le ho detto venga in una commissione, io sono d'accordo con lei, con un argomento chiaro in cui è lei il referente e riguarda tutto quello che la società, e a me interessa quello che lei dice, ma qui stiamo parlando di un altro, cioè interno alla dimensione dell'amministrazione e quant'altro, per cui io l'ascolto volentieri, secondo me non è questo nell'argomento, né il tempo, per cui la invito e ripresenterò anche un argomento, non ho problemi, e invito tutti i consiglieri comunali a sottoscrivere,
in cui invitiamo la società e ci spiega tutte le cose inerenti alla società, senza queste commissioni inopportune. Chiudo, Presidente, per cui io vorrei capire, al di là del parere dell'avvocato Righi, invece, come è possibile, vorrei chiedere all'ingegner Ricci, ma anche alla dottoressa Tanini, queste due vicende rispetto alle modifiche concrete che vengono fatte, su cui però non capiamo dove, come e quando si produrranno e quale sarà la relazione fra l'atto che, perché poi l'atto non è che l'avete votato voi dirigenti, l'abbiamo votato noi consiglieri comunali, per cui noi ci troviamo di fronte a un atto modificato, ma che dal consiglio però non è in alcun modo ripassato nella sua parte modificata. Saremo duri. Ok. Non so cosa devo fare, Ricci, vuoi rispondere per favore su questa cosa, così almeno tagliamo la testa al toro e poi si va avanti. No, dai, abbiamo sentito 150 mail tutto uguale, si può sentire il parere di Ricci un'altra volta. Io non ho nessuna difficoltà e non avevo palesato nessuna difficoltà anche a ripetere. Semplicemente io credo che la presentazione dell'emendamento in consiglio comunale su una proposta di delibera che era articolata in un certo modo, perché come ho detto più volte anche in commissione, io ritengo, ma non qui a Pisa, nella mia esperienza professionale anche precedente, ho sempre trasmesso al consiglio comunale in fase di approvazione definitiva di strumenti urbanistici non solo le controdeduzioni alle osservazioni come uscite in questo caso dalla commissione e dagli uffici, ma anche la proposta di elaborato compatibile con gli esiti delle controdeduzioni, fermo restando che se poi ci fossero valutazioni diverse, chiaramente quell'elaborato o quegli elaborati vanno modificati. Quando io ho espresso il parere sull'emendamento, ho fatto presente questo, o al meglio, volevo far presente questo se non è stato chiaro, nel senso, si sarebbe dovuto rinviare a provvedimenti successivi, quindi modificare integralmente il testo della delibera. In passato nel comune di Pisa, più di una volta, anzi forse quasi sempre, in consiglio comunale sono andate solo le controdeduzioni alle osservazioni e si è demandato agli uffici con determina di adeguare la cartografia, gli elaborati dello strumento urbanistico agli esiti delle votazioni del consiglio comunale. Io questo non lo ritengo propriamente corretto, ma non tanto per le competenze consiglio o quelle del dirigente, perché secondo me è opportuno che gli esiti delle controdeduzioni alle osservazioni siano ben chiari, rappresentati graficamente negli elaborati, in modo che ci si renda effettivamente conto di quali sono gli effetti delle pareri presi in fase di controdeduzioni sugli stessi elaborati della variante e non si demandi a un'interpretazione successiva dell'ufficio senza nessuna forma di controllo, perché questo è interpretare correttamente il parere della commissione o del consiglio comunale stesso. Quindi io nel rispondere all'emendamento ho fatto presente che sarebbero stati necessari provvedimenti idonei in relazione alla proposta di delibera che era arrivata al consiglio comunale. Il fatto che abbia espresso parere favorevole allo stralcio dell'area conferma quello che è stato detto più volte qui in consiglio comunale e anche nelle controdeduzioni alle osservazioni. Diversi sono i parcheggi che erano strettamente necessari allo stadio per la funzionalità dello stadio in relazione anche al numero degli spettatori previsti e quindi in base alle norme CONI numero di posti auto necessari, e quelli che invece erano stati ritenuti utili e opportuni per una riqualificazione del quartiere di Porta Lucca, miglioramento della viabilità di accesso allo stadio e quindi riduzione del carico urbanistico che non ha riguardato quell'area ma anche altre. Questa è la motivazione dell'emendamento. Per quanto riguarda la precisazione, io non posso altro che ribadire quello che ho detto e quello che ho fatto. Sono stata probabilmente la prima, ma per una questione di termini, di tempi, a pormi le domande che poi sono venute fuori. Ho chiesto parere al consulente legale dell'amministrazione, il parere l'ho letto, le domande che gli ho fatto ve le ho lette, le risposte, io mi sono attenuta a queste considerazioni. Ritengo che la precisazione sia non un atto amministrativo come una determina, una delibera,
ma sia semplicemente funzionale a rendere noto che sui contenuti di una delibera che il Consiglio Comunale comunque aveva preso prima dell'esito del giudizio era intervenuta una sentenza del TAR. Io questo fatto. Se la sentenza del TAR si intende riferita in parte qua, quindi annullata la delibera in parte qua, il mio intento condiviso con il segretario ai fini della pubblicazione era di rendere noto che rispetto a quello che il Consiglio Comunale aveva approvato c'era una parte che non avrebbe potuto comunque assumere efficacia. Questo è quello che dice la precisazione, senza assolutamente voler intervenire su atti che il Consiglio Comunale aveva approvato e che io non potevo assolutamente modificare e non avevo nessuna intenzione di modificare. La delibera che è modificata sarà modificata sull'allegato. La delibera è già pubblicata con gli elaborati che sono andati in Consiglio Comunale. Io non ho modificato assolutamente niente. C'è da chiudere. Questa macchina qua deve mettere la moto. Passami la moto. Grazie Presidente. Allora, mi preme fare alcune precisazioni. Partendo dall'input che ha dato l'assessore La Trofa, riguardo alla presunta contraddizione nei termini da parte del Movimento 5 Stelle sulla questione variante approvata con voto favorevole in commissione e con un presunto, diciamo, parere negativo invece dall'altro non espresso perché non eravamo presenti in Consiglio Comunale. Noi abbiamo fatto, dico velocemente tanto per chiarire questo punto, noi abbiamo fatto un comunicato dove spiegavamo perché non saremmo stati presenti in consiglio, con quel Consiglio Comunale, il primo fatto di presenza, perché secondo noi non c'erano le condizioni al momento per poter partecipare, ma soprattutto abbiamo colto l'occasione per dire che confermavamo il nostro parere favorevole alla variante, considerando però che era una variante che nasceva con un bug, ovvero c'era il problema appunto della presenza dell'eventuale ricorso del proponente della moschea, che avrebbe potuto in qualche modo condizionare sia l'esito del perfezionamento della variante dello stadio, ma anche avrebbe creato un contenzioso, diciamo, con il comune che avrebbe causato un possibile anche danno erariale in caso di eventuale richiesta danni da parte dei proponenti. Detto questo, quindi penso sia chiara la posizione del Movimento 5 Stelle, anche se in questo ragionamento molto secondario, perché l'argomento è più importante, mi preme fare un'ulteriore precisazione. Io ho sempre apprezzato la correttezza dell'assessore Dringoli quando è stato chiamato in causa sulla questione, ovvero esiste una forzatura politica chiara per aver messo insieme due argomenti assolutamente distinti e separati. C'era la variante stadio che faceva il suo percorso, che dava la possibilità ad assessori e la maggioranza di poter comunque potersi mettere la medaglia sul petto per poter aver agevolato questo percorso, ma che era un po' il desiderio, tra virgolette, di tutta la città, perlomeno di quella sportiva, non so di quella che riguarda, che insiste su Porto a Luca, però vabbè, questo è un altro ragionamento. E nello stesso tempo c'era la questione della moschea. La moschea però era un problema politico, nonostante il fatto
che l'assessore Dingoli fosse venuto in commissione dicendo che era un fatto puramente tecnico. Però, certo, è una considerazione, no, perché il problema della moschea, il problema della moschea come fatto tecnico, io posso essere da tecnico, posso essere anche d'accordo che in quella zona, in quel comparto urbano, possa essere, diciamo, forzato. E lì bisogna andare a ricercare forse il metodo di fare urbanistica che ha caratterizzato i 20 anni precedenti. Questa è un'altra considerazione. Sinceramente, l'urbanistica, alla presenza anche di una figura, diciamo, molto tecnica e meno politica come lei, assessore, mi sarei aspettato che, se non altro, ci fosse un distinguo ben netto e si potesse prendere delle direzioni importanti, tali da ricominciare un po' a rivedere qualcosa a livello urbanistico che riguardasse la città, che non fosse più l'urbanistica, diciamo, come dire, della macchia di leopardo, cioè di vedere piccoli comparti e non vedere, diciamo, l'aspetto complessivo della città. Quando abbiamo parlato di variante stadio, sono stato contento, e l'ho anche detto, diciamo, nel primo, mi sembra, incontro che fu fatto al Palazzo dei Congressi, perché si cominciò a parlare di mobilità, cioè si innescavano dei ragionamenti, dei meccanismi di valutazioni strategiche, si potevano innescare dei meccanismi di valutazioni strategiche tali da poter cambiare in maniera significativa alcune modalità d'uso della città. Però, detto questo, nel momento in cui si fa un'operazione di inserire, per motivi legati alla mobilità, la moschea, perché questa è l'unica giustificazione, l'unica spiegazione che è stata data. Cioè, le due strade si sono unite e si sono ritrovate sul tema della mobilità. La moschea, l'area della moschea è stata, ne parla anche la destinazione d'uso, parcheggio, quindi la mobilità. Carico urbanistico poi è un discorso che bisogna un po' parlarne, perché il carico urbanistico è anche un parcheggio, il carico urbanistico, no? Cioè, l'attrattività in un comparto residenziale come quello, sinceramente, se si parlava di criticità perché c'era la possibilità di avere un certo numero di frequentatori della moschea rispetto a quello che era il comparto residenziale, cioè anche un parcheggio che insiste su un comparto residenziale non è che li faccia proprio bene al comparto stesso. Però questo è un altro ragionamento. Detto questo, nel momento in cui le due strade, moschea e stadio, si ritrovano sullo stesso binario, una motivazione forte ci deve essere. Cioè, se il parcheggio che veniva lì non era legato al funzionamento dello stadio, allora deve essere importante per un altro motivo. Se non è importante per lo stadio e si può rinunciare anche per l'altro motivo che ancora mi sfugge, allora vuol dire che il ragionamento è esattamente quello che dicevo io. È un fatto politico e non tecnico. La tecnica è stata utilizzata per giustificare un atteggiamento di negatività, di valutazione negativa della presenza della moschea. La questione moschea si poteva gestire in un'altra maniera anche, come avevo suggerito a suo tempo in commissione all'assessore, dicendo: se il problema è tecnico e lì non va bene, che il comune si adoperi per trovare una soluzione di scambio d'area, perché l'esproprio chiaramente era un onere per l'amministrazione. Siccome l'amministrazione ha delle proprietà, e dissi anche dove, a Ospedaletto, poteva essere fatta una cessione invertita a parità di valore che permetteva la creazione, la possibilità di creare, di costruire la moschea, e non se lo ricorda? Ah,
e nello stesso tempo di risolvere la questione, diciamo, liberare da un eventuale contenzioso la variante stadio, la variante di Porto Alegre. Cose che sono divenute fuori nelle ultime settimane con degli interventi fatti anche dal sindaco. Chiaramente però la componente politica in questo caso continua a prevalere perché fondamentalmente c'è un atteggiamento di ostracismo chiaro e palese da una componente della maggioranza che non si arrende alle evidenze che esiste, come diceva il consigliere Auletta, esiste libertà di culto. Ora, io personalmente sono favorevole allo stadio, anche se l'avrei fatto in un altro posto, ma questo purtroppo il treno è partito. Sono contento che ci siano comunque degli investitori che possano garantire alla nostra città un'attrezzatura sportiva a livello europeo, perché questo, diciamo, è l'obiettivo, che garantiscano però nello stesso momento un miglioramento sostanziale della qualità della vita del quartiere Portaluppi, perché è quello che abbiamo detto. Noi controlleremo, e l'abbiamo imparato dall'assessore La Trofa a controllare, che fondamentalmente è qualcosa, gli ingegneri hanno delle belle qualità. Nel momento in cui la ricaduta della nuova infrastruttura creerà problemi simili o differenti, ma problemi sul quartiere, dovrà essere fatto un correttivo immediato. E chiaramente dovremo vedere il progetto, che ancora il progetto non è stato fatto vedere. Non abbiamo un piano economico completo. Non abbiamo ancora capito chi fa cosa. Oltre allo stadio, il proponente avrà anche addosso, fra virgolette, l'onere di intervenire su parti pubbliche. Non lo sappiamo. Esistono opere di urbanizzazione che saranno utilizzate a scomputo di oneri. Cioè, questo nel complesso noi non lo sappiamo ancora. Comunque è fondamentale che l'opera privata abbia una ricaduta complessiva positiva. Cioè, l'interesse pubblico in questo caso è assolutamente da, diciamo, riconoscere e da raggiungere. Perché è vero che dobbiamo avere una squadra che giochi in Serie B, Serie A, e che giochi in un bello stadio, che diventi il fiore all'occhiello di Pisa. Va benissimo tutto, da tifoso sono d'accordo, però da cittadino io pretendo che la qualità complessiva del quartiere di Porto Alegre migliori sensibilmente. Cosa, scusa? No, aspetta, finisco un attimo. Ultima cosa. Sono d'accordo con Ciccio Auletta, con la consigliera Auletta, che la delibera debba essere comunque fatto un nuovo passaggio in Consiglio Comunale e soprattutto che vengano rivisti anche io penso anche la valutazione degli effetti ambientali che riguardava il traffico e i parcheggi. Non lo so se è il caso magari anche di avere una nuova versione, diciamo, aggiornata. E mi rivolgo alla dirigente Ricci. Cioè, si parla di mobilità, di parcheggi. Nella valutazione degli effetti ambientali c'era anche tutta la questione legata al traffico. Il fatto che manchi lì questo terminale è assolutamente influente, lo sapete già, cioè avete già i numeri, oppure è una considerazione che è stata fatta così, diciamo, in maniera, come dire, provvisoria. Ecco, questo mi sembra utile da approfondire nell'ottica di avere anche
una documentazione tale da comprovare effettivamente quello che stiamo dicendo, perché un conto sono le sensazioni, un conto invece sono i dati oggettivi. Grazie. Molto veloce. Voglio ricordare, sì, voglio sì. ricordare che la variante, l'avvio del procedimento della variante, chiamiamola variante Moschea, anche se è inesatto, è iniziato prima della variante Stadio. Allora, siccome l'obiettivo della variante Moschea era di riqualificare quell'area lì a vantaggio del quartiere e della città, questo era l'obiettivo, si fa la variante Stadio, si dà l'incarico di fare uno studio sulla mobilità, che però doveva essere esteso un pochino a altri ambiti per riqualificare la vita nel quartiere e nella città. Ma per qual motivo non dovevano essere unite le due varianti, che avevano lo stesso obiettivo? Ma per qual motivo si doveva gravare gli uffici di un ulteriore carico, come se non ce n'avessero abbastanza? Questo è quello. Non è il politica e basta. Non so come è. La sentenza dice un'altra cosa. No. La sentenza dice un'altra cosa. No, le dicono che non rispetta la Costituzione, che avete omesso un diritto, che avete negato un diritto, dice la sentenza, avete negato un diritto, non avete neanche preso in considerazione. Grazie Presidente, io mutuo un post del 2 giugno di un noto esponente della forza politica di riferimento del Presidente e dell'Assessore, e mi riferisco all'avvocato Silvia Silvestri, il cui post lo cito testualmente. La variante che individuò l'area per collocare la moschea a Pisa fu un madornale errore, una localizzazione sbagliata per il carico urbanistico che già l'aggravava. Strizzata tra una viuzza come via Chiarugi e via del Brennero, chiunque fosse andato almeno due volte in vita sua al CUS si sarebbe reso conto che quella zona doveva essere casomai decongestionata e non ulteriormente caricata. Ho sempre pensato che la variante in questione fosse più un favore a qualcuno, visto che era già stata oggetto di almeno un paio di varianti, che non alla comunità islamica. Ma tant'è. Quando si governa, però, non si risponde agli errori con il bullismo amministrativo. Questa giunta si è insediata quando, piaccia o meno, l'iter amministrativo era completato e concluso ed era evidente che qualsiasi azione di forza si sarebbe scontrata con la tutela giurisdizionale di diritti acquisiti. Un qualsiasi amministratore assennato avrebbe compreso che c'era ormai un'unica via da percorrere, quella della ricerca di un'intesa con la comunità islamica per offrire un'altra collocazione, anche ragionando su beni e aree comunali che avrebbero potuto essere usati a tale scopo. Ha prevalso la logica tronfia dell'andiamo a comandare, la convinzione di essere al di sopra della legge, delle regole e dei diritti. Qualcuno credeva davvero che ci avrebbe pensato il capitano? Qualcun altro ha pensato invece che bastassero i furbetti della variante Stadio? No, evidentemente niente di tutto questo è bastato. Auguri. Mi piacerebbe, senza provocazione, conoscere l'opinione del Presidente e dell'Assessore. Grazie. Diciamo che mi sembra un po' strano che un capogruppo di una forza politica d'opposizione chieda a me cosa ne penso di qualche cosa che ha scritto.
qualcuno che dovrebbe pensarla come me. Diciamo che delle volte le persone sono un po' confuse. Io non mi vorrei esprimere più di tanto, perché non vorrei che questa confusione diventasse ancora più grossa. Però, Antonio, io so che te puoi dire anche ben altro, e che nel tuo gruppo ci sono persone che di cose ne scrivono tutti i giorni e anche in maniera molto, molto decisa, per cui utilizzare il tempo che hai utilizzato, ti ringrazio perché l'avevo letto e avevo apprezzato alcune parti, altre meno, ti devo dire la verità, perché tanto non ci sono problemi a dirlo, però potevi dare un... Scusami, la vicinanza che c'è fra me e te mi permette di dirti che potevi utilizzarlo per dire qualche cosa un pochino più pregnante della cosa. Però sì, è forte, ma non quota. Io avevo ancora scritta Righetti che mi diceva che mi voleva dire... Siccome Larighetti è un tecnico e mi chiede una cosa tecnica, io sono sempre aperto alle cose. Tanto con Raffaele ho deciso io. Scusa, no, ma figurati, io lo sai che se non ti fanno che vieni, la ringrazio per la tua invita e non faccio più secondo te. Grazie Presidente, io in quanto editrice di diritti in comune, avendo oggi il nostro capogruppo, mi limito a fare una precisazione. Soprattutto su questo problema, una precisazione sulla precisazione, sul problema degli elaborati della variante che sono stati approvati dal Consiglio Comunale e che dovranno essere modificati. Io concordo pienamente con quello che diceva prima l'ingegner Ricci sul fatto che ci sono, no, diversi modi di fare, chi porta le semplici osservazioni e poi modifica gli elaborati dopo, come fanno anche comuni vicini a noi. Invece io ritengo che sia molto giusto la linea di portare in Consiglio Comunale gli elaborati già modificati a seguito delle controdeduzioni, fermo restando che il Consiglio Comunale è sovrano e quindi potrebbe anche approvare qualcosa di diverso dalle controdeduzioni tecniche dell'ufficio. Però quando questo succede, lo dico per esperienza personale, nella delibera viene ben specificato quali modifiche vengono apportate, perché è chiaro che le carte non si possono cambiare lì per lì, però si cerca, a volte anche io ho visto fare anche per esempio degli scarabocchi, delle foto con WhatsApp, cercare di fermare anche la parte grafica, la parte tecnica delle delibere del Consiglio Comunale, in modo che poi non ci siano, diciamo, dubbi interpretativi su quali sono gli elaborati che escono approvati dal Consiglio Comunale. In questo caso, per quanto l'avvocato Righi venga da uno studio che anch'io stimo e so che è uno studio validissimo e quindi non mi permetto di obiettare su quello che lui ha detto, forse pensava a uno stralcio di diverso tipo. Se noi avessimo una lottizzazione con 10 lotti, se ne leva uno perché il signor Beppe ci vuole di nuovo la zona agricola, forse si può anche, come dire, approvare senza grosse modifiche. Ma l'area della moschea non è irrilevante all'interno, parlo solo degli elaborati, ho promesso che, fermo restando tutta la parte politica, non è una cosa irrilevante, perché noi abbiamo delle relazioni, delle norme tecniche, una valutazione ambientale, degli elaborati grafici, in cui quest'area c'è, in cui quest'area viene citata, quindi bisognerà che gli uffici prendano tutti gli elaborati, no? Per quella precisazione, si mettano a sfogliarli, perché sono cose che faccio anch'io di mestiere, e si comincia a dire cosa si leva, cosa si cambia, i conti alla fine c'è una somma di parcheggi, se c'era compresa anche quello della moschea, standard o non standard, non importa, se alla fine il conto faceva 100, forse ora farà 80, quindi all'interno delle relazioni, delle norme, di tutto, invece che 100 ci si doveva scrivere 80, però il Consiglio Comunale ha approvato 100, e quindi non potranno gli uffici modificare gli elaborati
interpretando, diciamo, quali modifiche la sentenza apporta senza che questi elaborati ripassino dal Consiglio Comunale. Perché io mi chiedo, voi cosa pubblicherete sul sito del Comune? Lo dico anche da tecnico che va a guardare gli strumenti urbanistici. Cosa pubblicherete sul sito del Comune? Una delibera del Consiglio Comunale e degli elaborati che non corrispondono con quella delibera. Questo è la mia, il mio dubbio. Grazie, okay. Presidente dello spazio. Grazie a te. Ricci, faccio io, che buona. Sì, almeno. Poi dopo, anche perché abbiamo dato voce a un uditore, ci hanno detto che Toscano doveva essere uditore. Se parla primo uditore, parla anche secondo uditore. Allora, la delibera, come ho già detto, è già pubblicata. Siccome fanno parte integrante e sostanziale della delibera, perché erano, se non mi sbaglio, gli allegati da F1 a F10, gli elaborati della variante, gli elaborati non li ho assolutamente toccati. Gli elaborati sono quelli andati in Consiglio Comunale e la precisazione è riferita a quella delibera che io non ho assolutamente modificato. Quindi e gli elaborati sono quelli della delibera. Questo è quanto. Io non ho modificato niente, non intendo modificare niente, assolutamente. Ma infatti... Nessuno. Io non cambio gli elaborati allegati a una delibera. Non li cambio, perché non li cambio. Sul sito del Comune... Sul sito del Comune c'è già la delibera con tutti gli allegati. Ma c'è anche la precisazione sul sito del Comune. Grazie. Come ho detto, e forse non si è sentito prima, in una nostra lettera che ci siamo scambiati, l'avvocato Toscano doveva essere un mero uditore. Siccome abbiamo fatto parlare un uditrice, facciamo parlare anche un uditore. Dunque, io non so se ringraziare o condolermi di questa chiamata. Sono a metà del quadro. No, ma io non ho nessun imbarazzo, attenzione. Io sono felicissimo di essere qui perché spero di poter apportare qualche elemento conoscitivo dal punto di vista della società, che abbiate pazienza. Io ho sentito uno svilimento complessivo del ruolo del privato, che qui si dice, ma arriva uno che parla, c'è una commistione pubblico-privato. Ma ragazzi, il privato di che trattasi? È il privato che quel consiglio comunale guidato da Filippeschi ha ritenuto degno di fare questa operazione e con una delibera ha ritenuto l'interesse pubblico della riqualificazione. Quindi quel privato lì non è un privato qualsiasi, è il vostro partner, cioè è il soggetto che realizza, se ricorreranno le condizioni, ci mancherebbe altro, che realizza una cosa che ha programmato di fare. Quindi qui non c'è nessuna commistione, qui c'è un potenziale concessionario o titolare di un fondo, co-titolare di un fondo, si va sempre più, se posso dirvi, verso l'ipotesi concessione, anziché quella del fondo, perché è chiaro che questa è l'operatività concreta sullo stadio, dipende da quanti quattrini si riesce ad avere dal credito sportivo e dall'investimento. Quindi il PEF che verrà realizzato determinerà la richiesta in concreto. Quindi ad oggi c'è un proponente che nella logica del project, se fosse un project semplice, ma anche nella logica della legge Nardella o nella logica della legge obiettivo del 2001, è un soggetto straqualificato ad essere qui. Io ho accettato ben volentieri nell'interesse del Pisa Calcio di essere qui oggi. Il Pisa Calcio e la Dea Capital e i soggetti promotori auspicano fermamente che la variante dello stadio passi come è passata, a tutti gli effetti. Perché a Roma si fa ridere i polli, perché si va in consessi in cui si tratta e PEF, la gente, siccome legge i giornali, ha l'abitudine cattiva,
cattiva di leggere i giornali, dice: ma Pisa ha litigato sul fatto se la variante c'è o no? Aspettate un po', chiaritemi un attimo le idee. Io applaudo fortemente in termini giuridici e in termini di opportunità a quello che è stato fatto agli uffici tecnici del Comune di Pisa. A parte la richiesta di pareri all'avvocato Righi, poi dico una cosa sull'avvocato Righi, ma a parte la richiesta di pareri all'avvocato Righi, è ovvio, alla luce di quello che ha fatto il TAR, che voi vi trovate dinanzi a una situazione molto e infinitamente più semplice di quella che state rappresentando, per ragioni ovviamente politiche. Adoro la politica, ma uno dei motivi per cui non l'ho mai fatta è proprio il fatto che in certi momenti mi, tra virgolette, passatelo, urta ai nervi. Questa è una situazione di una semplicità e di una banalità assoluta dal punto di vista mio come professionista, che mi sento, forse a torto, ma io amo Pisa, io mi sento un pisano d'adozione, mi sento un riservista pisano. Ho lavorato con tanti sindaci, con tante amministrazioni, con spirito di lealtà, con serietà e con un modo di porre le questioni tecniche che sono state assegnate alle mie valutazioni a scienza e coscienza. Quindi vi prego di considerare in questa mia presenza anche quello che io penso di poter in qualche modo contribuire, cioè in che modo si possa contribuire forse anche a svelenire questo tema. Ho letto, io penso che questa sentenza, prima dico la cosa su Righi, appena sono stato chiamato, perché già il Pisa Calcio mi chiedeva di fare che interventi possiamo fare perché a noi ci preme la variante, no? Chiaramente nessuno, la variante o c'è o non c'è, per me c'è, vediamo cosa fa il Comune. Ma appena il Comune mi ha comunicato che potevo venire, io ho chiamato subito Righi, mi ha detto: guarda, io non credo di poter venire, credo che quello che ho scritto nei pareri miei basti avanzi, sue testuali parole, e poi ha detto: comunque parlerò con la Ricci e se posso venire vengo, se no no. Comunque io, anche per mio scrupolo, ho parlato con lui, trasferendo questa considerazione, che la presenza mia qui oggi non è la presenza di un privato, di uno speculatore, cioè, qui non è un problema di vedere che progetto farà il Pisa, poi se ne parla. Questo è il prius logico di qualsiasi cosa. La variante c'è o non c'è? E c'è alla stragrande. Perché io penso che i ragionamenti che ho sentito in quest'aula, il più forte, il più fermo, è il tuo. Lo condivido. Questa sentenza pone alla città di Pisa e ai nostri amministratori due ordini di questioni importanti, importantissimi. La prima è la libertà di credere. Indubbiamente, questa sentenza lo pone per la motivazione che dà. Ma lo risolve questo problema la sentenza? Non c'è bisogno di niente. Perché lo risolve? Lo risolve perché, avendo annullato la variante, poi vediamo cosa hanno chiesto l'associazione culturale e di cosa parla il TAR. Avendo annullato la variante, il TAR ha già risolto il problema, come dire, politico. Perché lo ha risolto? Al di là delle vostre valutazioni consigliari, ovviamente della battaglia politica, ma l'ha risolto in una maniera elementare. Ha detto: la variante si fa in via del Brennero. Il TAR dice questa sentenza. Non perché si fa in via del Brennero, perché ci si fa al 100%, perché dipende dalla conclusione del procedimento amministrativo, che ovviamente è incastonato davanti alla sovrintendenza. La mia lettura della sentenza è molto semplice. La variante, secondo gli effetti, siccome qui si dice in generale, l'oggetto è sentenza del TAR, quali effetti? Questo oggetto mi piace, perché mi dà la possibilità, sempre ad adiuvandum delle vostre liberissime valutazioni, di provare a contribuire al dibattito cittadino, dicendo che la questione è risolta, perché il TAR ha detto che l'associazione islamica ha diritto di fare ad oggi la moschea in via del Brennero. Punto. Questo è il primo aspetto. Che poi ci sia un'amministrazione che possa aver fatto atti illegittimi finalizzati allo scopo di non farla fare, è tema politico sul quale chiaramente lungi da me intervenire. Ma certo è che il TAR ha dato una risposta.
annullando quel segmento di variante, ha detto ad oggi che l'associazione islamica può venire domattina in comune a chiedere permesso, a chiedere, l'ha già chiesto, a presentare una variante di quel progetto che sia compatibile con le prescrizioni della sovrintendenza. Siccome anche le prescrizioni della sovrintendenza con l'atto di tutela, appunto avrebbe detto, sono state annullate, la sovrintendenza dovrà ripronunciarsi. Ora c'è anche l'appello della sovrintendenza. Ma appello o non appello? Appello o non appello? Vorrei rappresentarvi che la variante è annullata e che l'appello della sovrintendenza, se per un verso blocca, diciamo, l'operatività interna alla sovrintendenza, non blocca nel modo più assoluto il fatto che l'ingegner Ricci, se gli arriva un progetto che dice la ho allineata, mi sono attenuto alle prescrizioni e ora dammi il permesso di costruire, l'ingegner Ricci, essendo stata annullata la procedura della sovrintendenza, chiaramente valuterà il progetto e poi dirà, egregi signori, siccome voi non avete assunto un provvedimento finale relativo al segmento sul vincolo archeologico, perché l'allineamento l'ha già detto la sovrintendenza, poi ha detto un'altra cosa, dice aspetta, c'è il vincolo archeologico, beh, l'ingegner Ricci trasferirà, cioè il comune di Pisa, la nuova versione progettuale la trasferirà alla sovrintendenza che farà il suo parere, ma il problema è risolto, a meno che il consiglio comunale, cioè scusate, l'amministrazione comunale di Pisa non decida di fare appello con sospensiva contro questa sentenza. Ma se fa appello deve ottenere la sospensiva, perché se non ottenesse la sospensiva di questa sentenza, che è cosa diversa dalla sospensiva che ha chiesto la sovrintendenza? La sospensiva che ha chiesto la sovrintendenza riguarda i meccanismi e le dinamiche interne della resa del parere della sovrintendenza. La sovrintendenza non chiede la sospensione della sentenza, come a dire, e perciò la moschea non si può fare più qui. Dice semplicemente la moschea si può fare lì, lo dice implicitamente, perché annulla la parte di variante riferita a Via del Brennero. Quindi, da un punto di vista procedimentale, mi preme dire, ma nel contributo che vorrei dare alla vostra discussione, sperando di fare... È chiaro che ognuno che parla pensa di fare cosa gradita, voi per i cittadini e io oggi qui per voi. Questo è il primo aspetto legato alla questione moschea. Per quanto attiene alla vicenda stadio, io devo dire una cosa, ma perché non si deve partire da quello che dicono con chiarezza le carte di chi si è lamentato di questa vicenda? Insomma, se c'è uno che fa un ricorso e alludo all'associazione guidata da Khalil e chiede lui l'annullamento in parte qua, ma non solo lo chiede l'annullamento in parte qua, ma scusate, vi leggo proprio poche righe sparse di questi motivi aggiunti, che secondo me sono illuminanti di qual era l'intendimento dell'associazione, che ha raggiunto, quindi è un di più che ha raggiunto, però mi serve leggere queste due righe per parlare dei parcheggi e dei parcheggi stati, perché nell'impostazione c'è scritto in sintesi, ma ve ne leggo una, quasi una a caso perché è disseminato pagina per pagina 9, in sintesi i parcheggi già esistenti o già previsti dallo strumento urbanistico vigente sono idonei a fronteggiare le esigenze dello stadio, lo dicono loro a pagina 9, cioè loro lamentano che lì si debbano fare altri parcheggi perché secondo loro i parcheggi di cui alla variante sono già sufficienti, lo dicono nell'atto di impugnativa, ma non dicono mica solo questo, vanno avanti e dicono, cari signori, lo studio di mobilità, parliamo dello studio di mobilità, sullo studio di mobilità, assessore, il signor Khalil nel suo ricorso per motivi aggiunti dice una cosa per me decisiva, dice guarda che vi sbagliate, lo studio di mobilità non dice affatto che servano i parcheggi, dice non individua affatto lo studio di mobilità la necessità di modificare la destinazione d'uso dell'area dove deve sorgere la moschea. Loro parlano di sviamento di potere, cioè è chiaro di cosa si parla qui, si dice l'amministrazione vuol fare parcheggi lì,
e ampliare la dotazione di standard ai parcheggi per non farmi fare la moschea. Questo dice questo atto. Ma quando il TAR l'ha annullato, al di là della politicità della vicenda, quando il TAR l'ha annullato, fine. Certo, se penso tanto tempo, teoricamente l'associazione islamica, se dovesse ottenere con notevole ritardo il suo permesso di costruire, teoricamente potrebbe chiedere i danni, non so chi, alla sovrintendenza, non lo so, ma certo è, per capirci, per intenderci, che questa sentenza è autoesecutiva nelle sue due gambe, è autoesecutiva per l'associazione islamica ed è autoesecutiva per lo stadio. Perché per lo stadio? Ma guardate, ma sempre per, lo dice chiaramente, gli atti sono illegittimi per sviamento del fine. L'impostazione è lo sviamento, del preteso sviamento dell'atto. Ma badate bene, signori, la sentenza del TAR non è che annulla pensando alla dotazione dei parcheggi. Vorrei anche darvi un elemento, secondo me, conoscitivo maggiore, no? Cioè, maggiormente approfondito. La sentenza del TAR non è che vada a sindacare se lo studio della mobilità comportava, se era necessario o no, un maggior numero di parcheggi. Dice, con questa variante puntuale che stai facendo, stai rendendo difficoltoso l'esercizio del diritto di culto a questi signori. Punto. E dice, siccome lo stai rendendo difficoltoso con una motivazione non adeguata, che è la motivazione legata alla variante Brennero, lo stadio l'ha risolto, perché il difetto di motivazione di via del Brennero è Tolaini sorride, mi fa piacere per lui, ma francamente Tolaini non vedo sorrisi particolarmente, abbia pazienza Tolaini, io qui sono qui e non sono in una veste politica, grazie a Dio, ma sono in una veste conoscitiva. Se lei mi fa i sorrisetti, se sto dicendo una verità piena, mi dispiace. Ah, bene, allora accetto i sorrisetti. Scusi se ho capito male io. Questa è la prima cosa. La seconda gamba, lo stadio. Ma scusate, io dico una cosa e rispondo alla dottoressa, all'architetta Righetti, in particolare. Ma dico, architetto, ma lo dico ai tecnici presenti in sala, a quelli che sono fuori, insomma, a chi vuole approfondirla veramente questa vicenda. Allora io dico, c'è una delibera di giunta, che è la 106 del 2019, che già detta in sé gli estremi di questa motivazione che doveva, diciamo, sostenere la variante Brennero. Bene. Qui dentro c'è scritto chiaramente una serie di cose che non sono minimamente collegate allo stadio. Si potrà dire, l'hai fatta apposta di mettere insieme le varianti. A parte che concordo con l'assessore, c'erano due varianti che seguivano due filoni diversi, al di là della bontà o meno della variante Brennero, sulla quale ho forti dubbi, ma ad ogni modo che confluissero insieme non c'erano problemi. Perché non c'erano problemi? Architetto, a parte questa delibera, ma poi io mi sono fatto dare e ho cercato di approfondirlo un attimo, sia lo studio della mobilità, che alla fin fine hanno ragione anche l'associazione culturale islamica. Sì. Cioè, no, ma dice lo studio di mobilità. Ma io non ne faccio questione, dico, a fini conoscitivi non c'è nessun punto in questo studio che dica che quei parcheggi sono essenziali, ma la cosa che mi stupisce profondamente rispetto alle richieste di ripubblicazione, ma abbiate pazienza, ho letto la relazione urbanistica, è l'ultima cosa e poi chiudo, la relazione urbanistica allegata all'adozione, ma scusate. Allora, scorriamola velocissimamente, c'è la relazione di adozione, cioè quella impugnata tra gli atti depositati dal signor Khalil, dall'associazione. Allora, uno qui legge che la relazione, come mi insegnate chiunque, mi insegna ovviamente l'architetto Righetti per competenze specifiche. Se uno legge questa frase, cominciamo a vederla, pagina 10. Con la variante
seguendo l'indirizzo dato dall'amministrazione di riqualificazione del quartiere di Porta Lucca e di tutta la città generale, si, prima parla della variante stadio, eccetera, eccetera, no? Poi nelle premesse a un certo punto si occupa anche in generale dell'oggetto della variante e va a parlare della nuova dotazione, diciamo, via del Brennero, e dice: con la variante, seguendo l'indirizzo dato dall'amministrazione di riqualificare il quartiere di Porta Lucca e di tutta la città in generale, si è cercato di ripensare il sistema della sosta seguendo i seguenti obiettivi: individuare parcheggi diffusi, eccetera, eccetera. E siamo a pagina 10. Cerco di andare veloce, ma tanto ho dato elementi per andarlo a cercare e a verificare. A pagina 12 si spiega bene di che cosa si tratta, a cosa si riferisce questo triangolino di via del Brennero, ripeto, giusto o sbagliato che fosse la scelta. Poi ancora, a pagina 14, cosa? È stata cancellata, non ha bisogno di niente, le spiego dalla scheda. Lei, architetto, non c'è. Scusi, però mi faccia finire perché le do una risposta di senso compiuto, poi lei la verificherà. Insomma, se ci sono spunti politici, sono fatti vostri. Io vi voglio semplicemente dire, se lei che è, ripeto, persona competente, si legge la scheda norma numero 9.2 PTA di Porta Lucca, lei ci trova la dotazione a parcheggi, cioè i parcheggi rivenienti da via del Brennero, dello stadio, appunto, dico bene, lo stadio era la scheda Arena Garibaldi, scheda numero 9.2, va bene, e ci trova la dotazione di parcheggi e ci trova le relative cartografie, eccetera, eccetera, che sono quelle di cui si parlava. Se poi lei va avanti e va nella scheda 10.1 di Porta Lucca, ci trova la sua dotazione, che non ci incastra niente con lo stadio. Sa cosa avrei fatto io al posto dell'ingegner Ricci? Avrei preso questa qui, l'avrei strappata qui e avrei pubblicato questo, che è esattamente quello che è stato fatto. Abbiate pazienza no, non ci vuole niente. E la cosa lo dice. Benissimo, questa è una valutazione, ripeto, io vi dico l'interesse pubblico ad oggi, io credo che sia una cosa sola: eseguire la sentenza. La sentenza si esegue ed è autoesecutiva per Brennero. È inutile per lo Stato, non si occupa dello Stato. L'impugnazione, ma uno la vuol leggere come gli pare, la sentenza la possiamo leggere. L'impugnazione è la delibera con la quale il Consiglio Comunale di Pisa ha adottato la variante, destinata a mutare la destinazione dell'area di proprietà dell'associazione ricorrente, sulla quale è disseminata la sentenza di puntuali riferimenti a via del Brennero. Ma perché, scusi Arrighetti, che mi significa? Ma il suo... No, siccome mi fa questo gesto, come dice Bischierati, va bene. No. Siccome so, no, parlo con lei perché so la sua grande competenza in materia, Arrighetti. E quindi io conosco la sua grande competenza in materia, quindi parlo per lei, per la conoscenza e la stima professionale che ho di lei. No, nel senso che io ho detto. Vabbè. Abbiamo problemi di orario per il personale. Vabbè. La ringraziamo infinitamente. Una battuta a Trapani, poi c'è la Biondi e chiude questo a Auletta. Sì, ma io veramente una battuta, perché volevo già dirlo prima un po' di cose, ma purtroppo c'è poco tempo. Ma allora, diciamo, io devo dire e riscontrare una cosa, a prescindere dall'ottima analisi da Amicus Curiae dell'avvocato toscano, credo che oggettivamente quello che oggi è mancato è la parte, la spiegazione che ha fatto l'avvocato toscano, a parte
la dirigente Ricci, ovviamente, diciamo, sulle sue spalle è rimasto tutto, della situazione in cui siamo. Ora io capisco, avvocato, sulla politica io non darei questi giudizi che lei ha dato così sprezzanti, perché sicuramente lei fa l'avvocato e qui è in veste di avvocato, ma conosce la politica come tutti noi la conosciamo, ed è la politica quello che oggi le ha permesso di essere qui a dire qualcosa. Quindi io su questo credo che, diciamo, a prescindere da tutto, un giudizio, diciamo, portato da, forse da, non so, da, dall'anima, con la quale, però insomma, credo che, insomma, quello che ha detto all'inizio, non direi che non ci sarei, no? E non è uno svilimento della parte privata, perché, ripeto, lei ha fatto una relazione, no, su alcuni punti sono in disaccordo, su altri, diciamo, ne abbiamo anche parlato prima parlandone con la Ricci, sicuramente sono interpretazioni e il suo ruolo lo fa benissimo, lo devo certamente dire io, non ho alcuna presunzione di dire. Però il punto che noi dicevamo, e passo subito, è che la sua relazione, ripeto, puntuale, precisa e tutto, è stata una relazione che poteva fare condivisibile o meno gli uffici o chi difendeva il comune. Che la faccia lei, e non è uno svilire il privato, non è uno svilire il privato, ma glielo dico con chiarezza, perché io la prima cosa che abbiamo fatto come PD, la prima intervista che ho fatto quando sono stato nominato capogruppo è stata: noi votiamo la variante ma levate quel pezzo. Quindi non lo svegliamo proprio. E capiamo l'importanza. Però attenzione, quando diciamo e quando ho detto, scrivendo insieme agli altri, la diffida non a lei, al presidente, perché ovviamente la parola dà al presidente, al ruolo è questo. Quando abbiamo detto che avremmo preferito che dello stadio si parlasse in un argomento preciso e ne discutiamo, mentre di tutto il resto ne parlasse sia dei parcheggi, quindi sia delle due gambe, perché lei giustamente ha parlato di due gambe, però di una gamba almeno, e non deve essere lei a parlare, anche se capisco che sicuramente ne conosce molto, perché è evidente il suo lavoro. Esattamente, però lei, anche se ha un interesse, è diverso comunque da quello, deve essere, perché, diciamo, a prescindere che poi possono collimare, no? Ma le posizioni giuridiche sono comunque diverse. Quindi questo le dico in modo molto sereno, senza accusare la politica, ma senza far sì che la tecnica poi, diciamo, utilizzi ragionamenti politici per affermare la cosa. Questo e basta. Per il resto avremo modo di approfondire, anche se io ringrazio personalmente comunque chi ci ha dato dei contributi tecnici, anche se segnalo, e lo devo dire in modo molto sincero, Nerini, io non ero a conoscenza della risposta dell'avvocato, diciamo, che ci tutelava in quanto amministrazione. Però non si può dire, ma questo, diciamo, me lo dico molto seriamente, che basta un parere portato, perché se io devo fare altre domande, o lo faccio all'avvocatura, o lo faccio alla dirigente Ricci, o la devo fare a Toscano, che però, diciamo, mi può dire: io rappresento la società, non rappresento il comune, giustamente. In questo caso rappresento la società. Poi, che sicuramente sia uno che magari ne conosce, questo non vuol dire assolutamente nulla. Ecco. Un appunto, scusa. Sì. È veloce, ma guarda, sarò brevissimo. Visto che ho sentito parlare l'avvocato Toscano, io il 4 giugno, quando uscì l'articolo sul giornale in cui riportava anche le dichiarazioni dell'avvocato, a parte mi trovava particolarmente, diciamo, d'accordo, perché riporto, no? Anche per il motivo più volte sottolineato dalle opposizioni in commissione e in consiglio comunale, ossia che la variante stadio, la diversa destinazione assegnata all'area dell'associazione, non aveva alcun nesso funzionale, no? Per quanto riguarda quella variante stadio. Quindi mi trovava particolarmente d'accordo, perché si è detto tantissime volte in commissione questa cosa qui, e quindi vedere che comunque l'avvocato, no, del Pisa dava, diciamo, conferma di quello che sostenevano le opposizioni e non la maggioranza, mi ha trovato
qualcosa di molto sotto l'aspetto favorevole. Con tempo, visto la sua presenza e visto sicuramente la sua professionalità, io volevo anche chiedere, ma visto l'iter, come è andato e tutto, lei come avvocato e quindi come professionista anche del Pisa, che comunque sia, io al di là del privato comunque considero una cosa di tutta la città, quindi anche l'interesse di tutti, lei avrebbe mai messo all'interno della variante dello stadio quell'area della moschea? Questa è una domanda chiara che io faccio a lei, nel senso nella sua veste, per avere un'opinione tecnica sotto quell'aspetto lì, perché giustamente lei dice che probabilmente possono esserci stati o meno atti illegittimi, quello è un fatto politico, secondo me non solo politico, ma è anche un fatto comunque che riguarda l'aspetto, a mio avviso, tecnico. Io non l'avevo mai visto. Del Brenner lo sapevo, che con l'insediamento del quale la maggioranza c'era stato un movimento, cioè degli atti, non so se di giunta, ora io non sono in grado di riposire, sia dai giornali, sia in generale, venne ben presto a sapere che c'era quest'altro filone, che poi i filoni confluivano insieme. E guardi, Biondi, le dico anche un'altra, cioè, cosa proprio personale di relazioni. Mi è stato chiesto, anche dalla società, se era il caso di mettere insieme queste due varianti, perché la società il timore l'aveva, che potesse succedere un problema. Io, che sulle prime mi ero detto contrario, ad un certo punto mi sono detto favorevole ad una condizione. Quando ho esaminato la scheda norma e mi sono accertato per conto dello stadio, e siamo andati a raccontarlo anche ad Infinet, carte alla mano, dicendo che non c'era un'integrazione fra, perché ce l'hanno chiesto, perché ovviamente si va a fare delle conferenze di servizi, quindi è venuta fuori questa cosa. Poi noi si è detto, guardate, da queste carte emerge che non. È chiaro, per onestà intellettuale non posso non ribadire quello che ho detto prima sull'osservazione di Auletta. Chiaramente quella variante era suscettibile di suo di creare un certo tipo di problematiche, di legittimità, di suo, proprio sempre in un accesso di sincerità. Proprio perché quei parcheggi non servivano. E gli islamici, l'associazione islamica, l'ha detto, nell'atto ha detto, questo è uno sviamento di potere. È tutto così che dovranno dire. La mia lettura dei fatti è esattamente questa. Anch'io non l'avrei voluta, ma le dico una cosa. Quando ho saputo che il Consiglio Comunale portava la variante il 29 maggio e mi è stato chiesto alla società, avvocato, ma la sentenza esce, non esce, siccome io mediamente so che una sentenza del TAR per uscire su una cosa del genere ci vuole un mese e 10 giorni, un mese e mezzo, così, io ho detto ai miei, meglio che vada che non che non vada, ovviamente, meglio che vada, perché Auletta, ma c'è, no, ma Auletta, c'è un perché Auletta, perché? Perché io pensavo, molto probabilmente mi puoi capire, che il TAR avrebbe fatto questa sentenza. Ma io, immagina la minoranza, i problemi che potrebbe aver avuto la società se non ci fossimo potuti riunire venerdì scorso per continuare a lavorare sul PEF, e dice allora che si fa? Si rinvia di 15 giorni, poi viene agosto, poi viene... Cioè io ho fatto una valutazione, posso anche aver sbagliato, ma la valutazione spannometrica che ho fatto e di dire, l'avete messa insieme, abbiamo dato prova della non interferenza, andiamo avanti, perché se cade, non è simustabunt simulcadunt, al contrario, qui chi cade, cade, poteva cadere se qualcuno, e poi scusate, ultima considerazione, e se c'è qualcuno che si vuole lamentare farà ricorso contro la variante nei 60 giorni, contro la variante approvata... Per cui il diritto alla difesa e all'attacco è garantito. Vi ringrazio. Termino.
della comunità islamica per la realizzazione della moschea, però visto che era stato citato precedentemente anche la commissione paesaggistica del comune di Pisa, io rilevo e chiedo all'assessore Dringoli di richiamare un commissario della commissione paesaggistica del comune di Pisa, un attimo all'attenzione, di evitare, visto che si deve esprimere in modo tecnico, si è espresso anche passato in modo tecnico sulla variante per quanto riguarda il progetto della moschea, di esprimersi sui giornali in modo politico contro la moschea, perché credo che il commissario della commissione paesaggistica sia tenuto ad avere un rapporto o comunque un aspetto esclusivamente tecnico e non politico sui giornali. Aspetta, qua è tutto attaccato. Dovrà aspettare, visto che... No, Presidente, anche molto breve perché il tempo è già tardi. No, io penso che comunque questa discussione sia stata importante e positiva, anche perché la Commissione ha preso atto dell'esistenza di questo parere e dei suoi contenuti, dell'avvocato Righi, cosa che se non c'era questa Commissione, almeno il mio gruppo consigliare non era a conoscenza, e lo dico in maniera assolutamente trasparente, del parere dell'avvocato Righi. Noi non eravamo a conoscenza dei contenuti e dell'iter, dico con grande franchezza, e penso che sia stato utile questo approfondimento. Rimango, diciamo, fortemente convinto della necessità politica dei passaggi che abbiamo detto sulla questione della riapprovazione della variante, in termini politici, perché il Consiglio Comunale ha lui la sovranità, al di là, come dire, del colpo di teatro dell'avvocato che strappa, ma purtroppo, diciamo, capisco che è stato anche presidente della fondazione, si trascina un po' questi vizi, però al di là dei colpi di teatro poi c'è la democrazia concreta, e la democrazia e gli atti amministrativi sono quelli che parlano, per cui io ritengo che da questo punto di vista sia necessario, a tutela della certezza della variante stessa, perché c'era una grandissima convinzione sul fatto che, io ribadisco, tutti i pareri che sono arrivati erano tutti negativi sulla questione dello stralcio e non erano sulle questioni urbanistiche, perché le nostre richieste di stralcio non erano su motivi urbanistici, erano esattamente sui motivi che poi sono stati posti alla sentenza. Quindi la certezza, come dire, è un parere, non è la verità, e proprio per questo, a mio avviso, bisognerebbe essere profondamente cauti, e ribadisco, altrettanta cautela bisogna avere, lo dico, l'ho ridetto e lo continuo a dire, sulle aree extravariante inserite. Bisognerebbe avere grandissima attenzione, perché anche su quello, questo è il nostro giudizio, questo è il nostro studio, e che riportiamo qui ancora una volta e lo ridiciamo all'amministrazione, e che forse se qualcosa fosse stato ascoltato tutto questo non sarebbe avvenuto, di avere grande accortezza. Per cui da parte nostra rilanceremo e riporteremo in tutte le sedi opportune la necessità di riesaminare politicamente l'atto, e quindi ridare al Consiglio Comunale parola su una delibera che sia in tutti gli atti coerente con l'applicazione della sentenza, perché la sentenza va applicata, quindi la delibera va modificata in tutte le sue parti, per esserne certi. Quindi questo lo dico dal punto di vista politico. Ribadisco, è avvenuto esattamente, avvocato, quello che dicevamo, che la sua presenza è assolutamente inopportuna e impropria. Infatti lei non ha parlato di quelle che sono le prospettive della società rispetto a questo percorso. Lei ha fatto una disamina puntuale, entrando anche nel merito delle azioni intraprese dall'amministrazione. Io credo che questo sia un precedente molto grave, Presidente Merini, rispetto a quelle che sono le competenze, e ribadisco, dei ruoli che sono stati segretario generale, così come le abbiamo scritto ingegner Ricci e avvocato Panini, dei ruoli che si devono tenere all'interno delle commissioni rispetto alle funzioni e alle prerogative. Per cui io ribadisco che siamo di fronte a una commissione impropria, è un precedente gravissimo nei rapporti, molto grave nei rapporti, in cui l'avvocato volutamente è ritornato più e più volte nelle forme e nelle interpretazioni.
cosa di cui ha totalmente diritto e titolarità, però Presidente, questo si fa in altre sedi, in altri luoghi e non in una sede come questa. Su altri argomenti, io credo che questo sia veramente un precedente molto grave e si chiami Pisa Calcio piuttosto che Pinco Pallino. E a me, come dire, l'importanza del soggetto privato di per sé non è rilevante, ma è rilevante il metodo che viene applicato. Per cui, come dire, io mi auguro che questa discussione possa continuare, visto perché in parte l'abbiamo affrontato, il 30 in Consiglio Comunale Presidente Nerini, in cui c'è la discussione sulla parte degli effetti della sentenza per l'area della libertà di culto. Sì, scusa. Grazie. Ciao, arrivederci, buonasera a tutti. Salve, volevo, scusate, chiudere un attimo dicendo innanzitutto grazie a tutti l'avvocato Stangiano e grazie a tutti i commissari. Però permettetevi di dire due parole anche per me, perché spesso come si dice a Pisa, si mira lì e si oglie là. Oggi tanti hanno mirato qui e hanno colto là, o parte qua, come dice la sentenza, no? E abbiamo sempre detto come forza politica che quel luogo era urbanisticamente sbagliato. Se venisse fatta oggi la moschea lì, sarebbe sancito il sacrosanto del principio costituzionale che nessuno di noi ha mai messo in istituzione, ma si farebbe un errore urbanistico madornale. Bene, oggi scopro che sono tutti favorevoli, ma poi si può tornare al Consiglio a provare qualche cosa che resta così com'è. Cioè, mi sembra strano. Allora, ammesso che poi andremo al Consiglio per l'altro, l'altra sfumatura di blu, era indaco, per ulteriori atti vi ricordo che ci sono le commissioni di controllo che si riferiscono al passato, perché questo ormai è riferito per me al passato. Grazie a tutti. Grazie.